Ecco, allora, dunque, grazie a tutti che siate qui, insomma. Buonasera, diciamo appunto che questo è una riunione che dovevamo fare già da quasi un anno. Poi, vicissitudini del Covid e di altre cose, insomma, siamo stati costretti a rimandarla. Innanzitutto mi preme sottolineare come siamo qui grazie a Davide Acceri, che è il presidente di questo teatro. Sta facendo un lavoro incredibile, come potete ben vedere da tutti gli spettacoli che fa. E poi, dunque, dopo i ringraziamenti dovuti, devo ringraziare subito i nostri sponsor. E qui dico subito perché abbiamo avuto bisogno degli sponsor. Abbiamo avuto bisogno degli sponsor perché abbiamo fatto un po' le cose in grande. Riteniamo che stasera dobbiamo dirvi delle cose molto importanti e quindi abbiamo favorito o vogliamo favorire anche persone che non ci possono essere stasera. Quindi rivedendo l'intervento su Facebook, sulla nostra pagina, quella di SOS Volterra. Ringrazio appunto i nostri sponsor che sono oltre appunto all'Antonella qui, anche la falegnameria Bracaloni. L'Antonella qui c'è in duplice veste come nuova presidente di Volterra Infanzia, salutiamo anche la Claudia Colombo che è presidente uscente, e in qualità di sponsor. Rettifico subito. Perché due sponsor soli? Perché ovviamente noi siamo persone della società civile, non è che ci sa molto tempo, perché bisognava andare a cercare tutti, però ovviamente lei collabora con noi come associazione, quindi abbiamo cercato lei. Ovviamente la falegnameria Bracaloni ha questo grosso pregio di venirci a cercare, di avete bisogno e quindi abbiamo bisogno, quindi ecco perché diciamo abbiamo solo due sponsor. Poi dunque, detti questi ringraziamenti, ringrazio appunto anche le autorità politiche. Stiamo aspettando il consigliere Petrucci, che dovrebbe arrivare verso le 5:30, i sindacalisti che sono qui presenti. C'è una scaletta che vi dico subito, abbiamo fatto una scaletta un pochino differente da quelle che sono le scalette tipiche. Ora appunto queste, dopo due brevi parole mie, praticamente entreremo subito nel merito con l'Antonella, che parlerà come Volterra Infanzia. Dopodiché parlerà Marco Buselli, il nostro delegato alla sanità, e andrà subito al punto che vi vogliamo dire. Poi, siccome loro sono bravi, ve lo dico subito, riescono a parlare poco e a dire tanto, cosa che non riesce a me, perché io come parlatore non è che sono granché. Quindi io parlerò molto di più e molto probabilmente dirò anche parecchio meno. Però cercherò di fare un po' il punto, una situazione generale, di fare un riassunto un pochino più ampio. Dopodiché daremo la parola alle autorità politiche, quindi parleranno il consigliere regionale, parlerà poi i sindacalisti e poi appunto parlerà il nostro grande amico Luciano, che appunto fa parte dei comitati degli ospedali in cui abbiamo collaborato tantissime volte per le nostre innumerevoli manifestazioni. Allora, mi sembra di non avermi dimenticato niente, qualcosa mi dimentico di sicuro. Antonella, aiutami, mi scordo di qualcosa, ringraziato, di avere presente la fondazione. Allora, a questo punto passo subito la parola all'Antonella per Volterra Infanzia, che appunto, permettetemi un'altra volta di ringraziare perché c'è in duplice veste, quella che collabora con noi e quella di finanziatrice, insomma, di questo evento. Grazie per ora. Allora, buonasera a tutti. Il mio intervento sarà piuttosto breve, anche perché lascio ad Alberto l'onere di entrare poi nello specifico dei numeri e delle statistiche, molto più bravo di me. Io sono molto più, insomma, istintiva in queste cose. Anche perché ritengo, questo è un argomento che mi sta parecchio a cuore, quindi come si è potuto vedere anche in altre occasioni. Credo e ritengo che l'ospedale di Volterra sia proprio una risorsa, ma per tutto il territorio, non solo per Volterra. Io ci tengo sempre a sottolineare una cosa: l'ospedale di Volterra non è utile solo ai volterrani, ma anche a tutta la comunità.
una comunità che è abbastanza ampia, perché stiamo parlando di 20.000 abitanti, perché anche tutta l'Alta Val di Cecina risponde comunque a questo presidio ospedaliero. E quello che penso è un concetto basico: se non vengono garantiti dei servizi essenziali, come appunto può essere l'assistenza sanitaria, è ovvio ed è scontato che i cittadini, e ovviamente avviene per forza di cose un calo demografico. Cioè, io quello di cui mi stupisco spesso e volentieri è proprio questo, cioè il fatto che proprio le amministrazioni locali e comunque insomma anche tutti coloro che hanno un pochino di voce in capitolo in merito non facciano alcunché per cambiare le cose. Quindi nel nostro piccolo, nel loro piccolo più che altro, insomma, cercano di fare qualcosa di veramente grande, ed è per questo che io supporto la loro iniziativa. Perché al di là poi dei personalismi, di tutto quello che ci può essere, l'ospedale di Volterra, ma anche tutti i presidi ospedalieri piccoli, quindi parliamo di altre realtà territoriali, Luciano e Nedamassa, insomma ce ne sono tantissimi altri ospedali, hanno realmente bisogno come punto di riferimento, insomma in questo caso si parla di assistenza sanitaria, ma si potrebbe parlare di scuole e di altre cose. Per mia esperienza personale, poi posso anche dirvi che recarsi in una pediatria, come è successo a me per esperienza, poi proprio sono vissuta sulla mia pelle, e non trovarsi un medico referente, perché la giustificazione ci è stata data che non c'era abbastanza personale medico da poter supportare un'attività ambulatoriale, la ritengo una mancanza molto grave. Anche perché dovermi fare 40 km di strada per poter semplicemente ricevere una ricetta medica, la trovo, cioè, una cosa aberrante personalmente, cioè. E per cui, insomma, questo può essere un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri. La pediatria è stata chiusa per 20 giorni, io vi parlo di un mese fa, quindi non è che vi sto parlando di anni fa, e non sono state date nessun tipo di spiegazioni. Solo al seguito di una segnalazione che è stata fatta tramite le nostre associazioni, allora l'ASL Nord-Ovest si è preoccupata di dirci che la pediatria era stata chiusa perché c'erano stati dei casi Covid, ma che comunque l'attività sarebbe stata ripresa il 27 d'aprile. Insomma, però nel mio caso e anche nel caso di altri genitori ci siamo ritrovati scoperti e quindi siamo dovuti andare un po' a fortuna. Ma fortuna non va bene, la salute dei bambini non può essere una cosa secondaria, come non può essere neanche secondario, secondo me, non avere una reperibilità pediatrica notturna. Abbiate pazienza, io poi ci tengo in particolar modo a difendere i più fragili, in questo caso i bambini, ma parliamo anche degli anziani, perché poi questi tagli chi vanno a colpire? I soggetti più deboli, quindi questo è un dato di fatto, c'è poco da fare. Ci tengo a ripetere che comunque non è l'ospedale di Volterra un ospedale che fa riferimento solo ai cittadini di questo luogo, ma fa riferimento a un bacino di utenti molto più ampio, perché anche faccio per esempio dall'Arderello, Castelnuovo, mi viene in mente Montecatini, poverini, cioè dovrebbero fare 80 km per raggiungere il primo ospedale. Come mai non c'è un interessamento da parte di tutte le amministrazioni, ma anche dalle autorità, rispetto a tale problematica? Io credo che la salute di uno equivalga a quella di mille, cioè io veramente vi sto parlando col cuore, non mi sono preparata alcunché in realtà, parlo veramente perché è un tema che mi sta a cuore. Cioè, si parla tanto di fondi del PNRR, no? Si dice investiamo sulla sanità, oggi si parla di investire nelle strutture ospedaliere, si dice non tagliamo più, gli presidi ospedalieri territoriali sono importanti, però in realtà cosa viene fatto di concreto? Niente, e l'abbiamo visto anche col Covid. Ora sarei curiosa di vedere cosa succederà post-Covid, ma lo vediamo con Volterra e con altre realtà più piccole che non avviene proprio nulla, non succede niente. E questo secondo me non può essere contemplabile e neanche accettabile, per quanto mi riguarda, eh. Io concludo poi, insomma, il mio intervento, come appunto vi ho detto sarò abbastanza breve. In questo momento per esempio sono incinta, no, però ci tengo a dirlo non tanto per me, ma perché anche semplicemente il fatto di andare in un reparto come può essere l'ostetricia e la ginecologia e avere bisogno di una semplice visita ambulatoriale o un controllo o una rassicurazione, perché nel mio stato può essere comunque una cosa più che normale, no? Da avere. E pensare solo all'idea che se non avessi l'ospedale dovrei recarmi a 40 km mi prende già male. Cioè, è già questa cosa.
Il fatto di avere un ospedale o comunque di avere un riferimento, di avere un personale medico più che preparato, perché è la verità, cioè non c'è che ci sono improvvisati, c'è gente preparata, c'è, oltretutto l'ospedale di Volterra dà lavoro a tantissime persone, quindi cosa da, secondo me, da non mettere in secondo piano, garantisce secondo me non solo un servizio sanitario che poi è alla base anche di una comunità, ma anche una fonte di rassicurazione, e non solo per i giovani che decidono di mettere su famiglia, ma anche per tutte le persone e i soggetti più fragili. Quindi questi mi sembrano concetti in realtà molto semplici, forse quasi basici, no? Però in realtà non lo sono, perché mi sembra sempre di vedere che a pagarne le conseguenze sono sempre gli ospedali più piccoli, le realtà più piccole, che poi piccole non sono, secondo me. Perché insomma io non penso che noi siamo una comunità così piccola, come ci vogliono far sembrare. E niente, il mio appello è quello di cercare di cambiare le cose, mi appello alle autorità, mi appello alle amministrazioni, a tutti coloro che hanno una voce in capitolo in questo senso, di fare veramente qualcosa di concreto, ai politici, insomma, che dopo magari ascolteremo qualche intervento anche di loro, di non fare solo false promesse, ma di attuare qualcosa di veramente concreto, visto che ora ci sono i fondi, perché i fondi ci sono. Quindi veramente cerchiamo di non chiudere realtà, non tagliare, ma soprattutto di preservare e, perché no, anche incrementare realtà ospedaliere piccole come può essere quella nostra, che ripeto, piccola per modo di dire, perché secondo me non lo è. Quindi rimane, non è solo il mio punto di vista, ma è un dato poi alla fine oggettivo. E nulla, faccio ritornare la parola ad Alberto, che sicuramente vi illustrerà molto meglio di me dati e statistiche. Grazie Antonella, parla col cuore ma poi dice la verità. Allora io inviterei subito Marco, se lo vedo, dov'è? Ah, bravo Marco, vieni. Dunque, sì, ma mi sposto io Antonella, no, stavo, mi sposto io. Allora, sia l'intervento di Marco sia il mio, vi faremo vedere delle slide. Perché? Perché vogliamo, e lo ribadisco un'altra volta, che siano chiari dei concetti. Io per esempio ripeterò delle cose che già ho detto l'altra volta a luglio, ma tanto me lo dicono tutti e sono noioso, ma certi concetti vanno ripetuti. Anche Marco vi farà vedere, è il punto fondamentale per cui siamo qui stasera, delle slide, che così si percepisce meglio cosa vi dobbiamo dire. Vai. Vieni al centro. Allora, buonasera a tutti. Tanto siamo stati un po' ambiziosetti, come va detto prima il nostro presidente, facciamo le cose in grande, il teatro, ma soprattutto ambiziosi per quanto riguarda lo scopo di questa serata. Noi ci siamo trovati un anno fa e a distanza di un anno vogliamo fare un po' il punto della situazione. Mi sentite? Quindi se stasera, come ho messo nella prima slide, torniamo a casa come fosse niente di niente, ci fosse stato niente di nuovo, abbiamo fallito nel nostro intento. Potevamo andare al mare, come ho scritto, a cogliere le ciliegie, visto che siamo in tempo di ciliegie, o fare qualsiasi altra cosa, perché è fatica stare qua, è fatica per voi, è fatica per noi, ognuno ha i suoi impegni e ci dobbiamo anche preparare per fare interventi di questo tipo. Parliamo alla cittadinanza, ci dispiace che non ci sia amministrazione comunale, dopo magari ci tornerà Alberto su questo, ma è stato convocato il Consiglio Comunale proprio in concomitanza. E quindi ecco, andiamo subito al punto, un po' di storia, perché per arrivare a... No, faccio io. Allora, un po' di storia. Era Covid, allora tutti l'abbiamo vissuta, questi 2 anni di pandemia. Io ascoltai una trasmissione molto interessante, qui era presente anche il nostro sindaco, in cui c'era Federico Gelli,
Federico Gelli è qua del territorio, prima è stata citata Castelnuovo, quindi conosce bene le nostre realtà. E ora è responsabile, all'epoca era responsabile della sanità nazionale del PD, ora è responsabile della sanità toscana, quindi è uno che ha, diciamo, voce in capitolo. In quell'occasione, su questa rete locale, ebbe modo di dire proprio queste parole: niente sarà più come prima. E a cosa si riferiva? Scese nel concreto, parlò degli ospedali periferici, degli ospedali come quello di Volterra, che sembravano al capolinea, non citò Volterra, ma citò, cioè, gli ospedali periferici, chiaramente c'era in quell'occasione peraltro anche il sindaco di Volterra. E quindi ospedali che venivano considerati non più utili di fatto o in via di dismissione, abbiamo capito che questi ospedali hanno un ruolo e l'avranno sempre più determinante. Per cui queste sue parole sono state accompagnate a livello nazionale dal cosiddetto decreto Speranza, che indica, io non ho puntatore, però mi seguite, non lo voglio, mi seguite bene così, 0,14 posti letto ogni 1000 abitanti, è stato cambiato l'indice dei posti letto ogni 1000 abitanti. Questo può sembrare un dato arido, dice, ma cosa ci serve sapere questo? Significa che prima, siccome tutto si gioca sui numeri, non avevamo la possibilità tecnica di avere una terapia intensiva, perché non avevamo i numeri con 20.000 anime per arrivare a questo. Cambiando questo indice cambia la storia e si parla di una misura strutturale. Guardate bene, non è una misura pandemica fine a se stessa. Nel riordino della rete ospedaliera emergenza Covid si parla più volte al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, e parla di terapia intensiva, di subintensiva, e successivamente, ecco, dice, è resa sul finale altresì strutturale sul territorio, quindi non ad hoc per la pandemia, ma strutturale sul territorio nazionale, la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Poi abbiamo visto, sono cambiate un po' le priorità, ora si continua a disinvestire in sanità, si investe in armi, ma questo è tutto un altro paio di maniche. Però questa è la dotazione, quella sottolineata in arancione, 0,14 posti letto ogni 1000 abitanti. Pareva quasi una congiunzione astrale, ho messo, cioè, quindi un allineamento incredibile. Volterra avrebbe avuto finalmente un nucleo di terapia intensiva polivalente, cosa che prima potevamo solo sognare. Dice, ma perché certe cose non avete potuto farle, dirle prima? Ecco, sono cambiati gli indici, è cambiata la concezione e finalmente, ecco, ci sono anche i fondi del cosiddetto PNRR e si sarebbe potuto avere una terapia intensiva polivalente derivante dal nuovo indice. Cosa vuol dire più un posto virtuale? Perché l'UTIC, l'allora subintensiva cardiologica, aveva 3 posti di subintensiva e un posto di intensiva virtuale, perché poi per attivarlo di fatto ci sarebbe voluta una dotazione organica importante, ecco, ci volevano infermieri, ci volevano medici, cioè ci voleva un altro contesto, quindi era la fermo virtuale. Però con questo indice, col nuovo indice e con quel posto virtuale, di fatto avremmo avuto un nucleo di 4 posti di terapia intensiva polivalente, come a Pontremoli. Direte, perché citi Pontremoli? Cosa c'entra Pontremoli? Pontremoli è una realtà assimilabile alla nostra, fra l'altro è nella nostra stessa mega ASL, Aslona, ASL Nord-Ovest, è un ospedale come il nostro, che fra l'altro Pontremoli ha 7.000 abitanti, se non sbaglio. Quindi, e invece, cosa è successo? Ecco qui ancora un riferimento a Pontremoli, molto breve. L'azienda sanitaria locale nostra cosa scrive giù in arancione? Queste sono le parole del direttore generale Maria Letizia Casani,
che scrive: a Pontremoli, grazie alla presenza di un reparto di terapia intensiva e alla disponibilità di medici e personale sanitario, è stata garantita l'attività chirurgica non rimandabile. Quindi di fatto un ospedale, come si ritorna alle parole di Gelli iniziali, un ospedale come quello di Pontremoli, un ospedale periferico, ha permesso in era Covid di riuscire a sopperire a tutte quelle necessità che venivano dal fatto che ospedali più grandi erano dedicati al Covid. Quindi è stato molto importante, e questo viene riconosciuto dalla stessa direzione generale. Il MES, il laboratorio di management e sanità della scuola Sant'Anna di Pisa, quindi non Topolino, ma cioè qualcuno che si occupa di questa roba ed è riconosciuto quotidianamente, come dice, l'ha detto il Sant'Anna, e tutti si inchinano. Vediamo cosa dice il Sant'Anna. Confermano: all'ospedale di Pontremoli sono molti gli obiettivi, hanno raggiunto una buona performance, ottima performance. Sul podio troviamo tempi d'attesa per interventi oncologici, sempre nella zona verde del bersaglio risultano le terapie intensive, seconde per efficacia e efficienza in Regione Toscana. Quindi grande è bello e piccolo è brutto, non torna. Se una realtà periferica c'entra il bersaglio e diventa la seconda più efficiente della Toscana, quindi un modello Pontremoli è possibile anche qua. Ci sono fondi del PNR, qui si torna alla congiunzione astrale. Allora cos'è successo? C'era in ballo anche un'altra storia, che è quella del taglio dei posti letto. È tutto legato, ora è un po' difficile seguirmi, ma fate uno sforzo e ci arriviamo. C'era un momento in cui si volevano tagliare ulteriormente i posti letto all'ospedale di Volterra. Questo sempre ne era pre-Covid, l'ho messo, taglio letto, posti letto pre-Covid, col giochino delle cure intermedie. Quindi riuscire a shiftare, a trasformare, a declassare di fatto dei posti letto ordinari in cure intermedie. L'ospedale sarebbe sceso sotto 50 posti letto. Questo tentativo, ecco qui metto la medaglietta al petto del Presidente, è fallito grazie allo scoop di SOS, che ha creato un attimino di disorientamento e quindi hanno perso l'attimo, e poi è arrivato il Covid che ha dato il colpo setolone, per dirla alla volterrana, e quindi ha impedito, a quel punto non si poteva tagliare, era impossibile andare a tagliare. E quindi quel progetto è fallito. Ma ritorniamo alla terapia intensiva, a quello che era il nostro obiettivo, a quella famosa congiunzione astrale. C'era una richiesta legittima di terapia intensiva, che abbiamo visto legittimata appunto dagli indici e dall'evoluzione. Il territorio a macchia d'olio, ma è sempre a cerchi concentrici, mi piace più questa espressione, ha sposato l'idea. Vi ricordate, le più importanti istituzioni del Volterrano fecero, compreso l'Accademia degli Uniti, qui la Pro Volterra, tutte le istituzioni, un manifesto per la terapia intensiva. Questo era tutto il territorio, quindi quello che avevamo anche avanzato come proposta un po' da Carbonari, però poi alla fine era un qualcosa che ci aveva un senso. La fondazione CRV, resto ancora su questa. La fondazione Cassa di Risparmio Volterra si è resa disponibile, e la disponibilità, io vi ringrazio anche la presenza del presidente della fondazione Roberto Pepi qua con noi, questa disponibilità è stata espressa costantemente, ad ogni passo, una disponibilità concreta che ha visto anche l'SOS nella cosiddetta iniziativa della posa della prima pietra per la terapia intensiva, a dare i pochi soldi, quelli che con le nostre forze siamo riusciti a raccogliere simbolicamente alla fondazione, proprio per continuare su questa lunghezza d'onda.
spazi a disposizione. Guardate, questo non è secondario, perché laddove si dice si deve costruire una terapia intensiva, in realtà, ecco, gli spazi a disposizione con già i letti monitorati, che poi diverso materiale è stato mandato anche a Lucca durante il Covid, ve lo ricordate, c'è stata quella iniziativa, servivano posti letto di alta intensità e quindi Volterra ha fornito materiale importante che poi è tornato. Però avevamo e abbiamo ancora gli spazi a disposizione. Ecco, l'unica cosa che non manca a Volterra sono gli spazi, e la fortuna di avere un unicum che è il nostro complesso ospedaliero, che è fatto non solo dall'ospedale, perché ci sono degli ospedali periferici che hanno l'ospedale e poi magari non hanno altre strutture accanto. Accanto noi abbiamo 4 riabilitazioni, quindi la Auxilium Vitae con le gravi lesioni cerebrali acquisite, con la respiratoria che è unica in Toscana e tutta una serie di cose, la parte neurologica, cardiologica. E allo stesso tempo c'è il centro di riabilitazione dell'INAIL, che è un centro, non è solo diurno, ma è H24, e poi c'è la REMS con tutto il comparto della psichiatria. Quindi è un nocciolo abbastanza importante. È un ospedale che, se si va a vedere bene, non è un piccolo ospedale, è un ospedale di medie dimensioni, perché c'ha tante sfaccettature, e quindi ci sarebbero stati anche gli spazi a disposizione. Vado più veloce. Gianni, cosa succede? Il presidente della regione ammette la subintensiva, poi tanto ci tornerà addirittura oltre alla subintensiva, però non voglio sciupare le sorprese. Gianni ammette la subintensiva, poi pressato da tutti, anche lui in prossimità delle elezioni, questo me lo permetta il presidente, ma lo devo ricordare, poco prima delle elezioni esce anche lui con una dichiarazione: Volterra a 2 posti di terapia intensiva. Salvo poi ritrattare di fatto, dicendo che, ma anche formalmente, perché poi disse che pure tanto terapia intensiva e subintensiva, questo, se ve lo ricordate, lo disse su Striscia, intervistato, disse tanto sono più o meno la stessa cosa. E questo, insomma, credo che chiunque, cioè non importa essere del settore, ma basta andarsi un pochino a leggere, in terapia intensiva sintetizzo molto, si è incoscienti e con un tubo in gola. In subintensiva si è coscienti e monitorati. È un pochino diverso, non è proprio la stessa cosa. Io, se mi dicessero preferisci essere ricoverato in terapia intensiva o subintensiva, preferirei stare in subintensiva, perché vuol dire che sto meglio. Allora, fino a toglierci, questo sempre riferito al presidente, con un gioco di prestigio cui, brutto dirlo, ma hanno abboccato tutti, qua su Volterra a livello politico, anche quello che avevamo. E ora vi spiego perché. Qui c'è il testa coda, ospedale Volterra, dopo settimane di pressing, Gianni dice sì alla terapia intensiva. Chiodi, il presidente di SOS, attendiamo i fatti, e siamo ancora qua ad attenderli, però nel frattempo la situazione è precipitata. Allora, qualcuno può dire, ma perché abbiamo perso quello che avevamo? Ma cosa avevamo? Avevamo l'UTIC, che non era più UTIC, perché le UTIC sono cambiate dappertutto. Questo è il solito refrain che si sente, no? Questo è direttamente lo screenshot la foto, a me l'inglese, però purtroppo ci sono anche questi termini qua. Questa è la foto, ecco, di quello che dichiara l'ASL. L'ASL, quindi presidio ospedaliero di Volterra Foglia Accoglienza, 4 posti letto di subintensiva cardiologica situati contigui all'area medica. Questo è quello che avevamo. Quindi quello che è stato sistematicamente negato, che tanto la cardiologia era cambiata, che qui, che là, che su, che giù, questi erano 4 posti di subintensiva. Allora, io vi ho fatto queste stelline per capire un po' meglio, perché qui si entra nel dettaglio tecnico, e per capire in che posizione eravamo e in che posizione siamo adesso, e anche per dare un senso a questa serata, dire un anno fa
eravamo in una posizione, ora siamo in questa, bisognava che lo esemplificassi un pochino. Allora, ho messo, ora non sono perfettamente allineate, c'è un problema di allineamento, c'è un problema di allineamento che però capite bene. La stellina rossa è terapia intensiva, il livello più alto, si parla di complessità clinica e assistenziale. Quindi il livello più alto è la terapia intensiva. Quell'arancione è la terapia subintensiva. Poi c'è il livello 2A e 2B che si parla di ricovero ordinario. Quindi se il primo sta incosciente con un tubo in gola, il secondo sta monitorato ma cosciente, il terzo sta in una situazione, in un'area medica, dove ci possono anche essere dei monitor, ci sono dei monitor, ma non c'è del personale da subintensiva, perché personale da subintensiva che prende non a caso anche l'indennità da videoterminale, no? Sta 24 ore su 24 al monitor, sta là e controlla. In area medica, ve lo dico per esperienza, perché adesso lavoro al pronto soccorso, ma fino a 3 mesi fa ero in area medica, è impossibile stare davanti al monitor fissi, perché ci stai quando c'è la possibilità di starci. Allora, questi documenti che abbiamo preso, li abbiamo presi con l'accesso agli atti, anzi grazie, poi ringrazieremo anche i consiglieri regionali che hanno permesso questo. E allora, questo, con questo documento di fatto l'ASL cosa ci dice? Trasformare i 4 posti letto di UTIC a carico della medicina in tipologia 2A. E abbiamo visto, quindi si passa dalla stellina arancione alla stellina gialla scura. Quindi cosa non è se non un declassamento? Chiaro come il sole. Questo brevemente è un altro foglio che sarebbe difficile analizzare in toto, però lo riassumo così. Anche laddove si crea una stellina giallo scuro, ecco, in altri posti si crea, questo è un avviso per una struttura dedicata di 2A con determinate caratteristiche, con un medico dedicato, con personale sanitario ecco, dedicato. Ecco, non è l'operazione che è stata fatta da noi. Vedete, ho scritto, c'è qualcosa a parer mio di molto più importante di tutto quello che abbiamo detto finora, di 2A, 2B, intensiva, subintensiva. Io ho messo una parolina che oggi come oggi è un po' fuori moda, ed è la dignità. A me piange il cuore, intanto non sono qua, mancano 2 anni alle elezioni. Io l'ho detto agli amici, l'ho detto alle persone qua intorno, l'ho detto fuori e lo ripeto stasera anche qua, perché è un concetto che è bene sia chiaro. Io personalmente non sono qua a cercare di lanciare la mia candidatura. Io non mi candido. Per cui queste cose ve le dico però perché mi piange il cuore. Perché come Alberto, come Antonella, come tutti voi, abbiamo investito a Volterra. Abbiamo investito, ci crediamo, l'abbiamo presa come baricentro della nostra vita. E vedere una comunità umiliata dispiace. Ecco, io un po' sono appassionato un po' di storia come Alberto, e vedere una comunità che ne ha passate 1000, che ha subito l'assedio di Silla, Alberto le racconta meglio di me, con grande trasporto queste cose. E poi vedere che... ecco, io ho messo non sopportare che una comunità veda oltre il danno la beffa. Io credo che si debba uscire di qui con una coscienza, con una consapevolezza. Qua non può venire nessuno a prenderci in giro. È importante questo concetto, perché è la base di tutto. Ricordate a carattere cubitali a cosa mi riferisco? La parola subintensiva?
maggioranza, opposizione quasi tutta, giornali, radio, l'hanno detto tutti. Abbiamo fatto un esperimento noi in questi mesi, siamo stati zitti, non abbiamo tirato più fuori, forse qualcuno che ci segue più da vicino se ne sarà accorto, non abbiamo più tirato fuori la parola subintensiva, non abbiamo detto più niente. Noi però eravamo intervenuti, faccio un po' di cronistoria, quando fu sparata questa dicitura subintensiva, andando a dire che non era così, che non si trattava di una subintensiva. Da quel momento in poi nessuno degli altri ha citato più questa parola, se non con interventi scomposti su cui dopo arriveremo. Fino a qualche anno fa, se c'era qualcuno che raccontava una cosa che non stava nel cielo né in terra, era bene o male costretto poi a rassegnare le dimissioni o a fare pubblica ammenda. Oggi tutto questo non succede, ma non succede a livello nazionale, non succede a livello internazionale, basta vedere, accendere la televisione. Si può dire tutto e il contrario di tutto senza che nessuno paghi il conto. Allora, questo è un comunicato dell'ASL, in cui dice: ospedale di Volterra, da lunedì attivi i nuovi 4 posti letto di subintensiva. Il che rassicura, ora ho visto, no? Parte. Buonasera, salutiamo anche il consigliere regionale Diego Petrucci, che ci ha raggiunto. Stasera ho visto, è partito un comunicato in cui viene attivata la fibrinolisi. Quindi, no? Cioè, comunicati come questo, attivi posti, 4 posti letto di subintensiva, dovrebbero da un certo punto di vista rassicurare. Vi ricordate le civette? In questo caso ho messo il Tirreno, ma avremmo potuto metterne altre. Da noi si chiamano le civette, le locandine, insomma, no? Ospedale in arrivo, 4 posti letto di terapia subintensiva. E poi c'era qualcuno oltre a noi, ecco, in questo caso vedete la foto accanto del dottor Giustarini, non so se ce l'ha fatta stasera a raggiungerci, i letti di subintensiva sono una presa in giro, quindi ecco, diciamo, qualcuno già metteva la pulce nell'orecchio. Si ritorna alle stelline e vi spiego quindi come eravamo e come siamo. Cosa abbiamo scoperto? Ve lo facciamo vedere, ma poi le conclusioni le tirate da voi, perché crediamo che non si debba insistere troppo. Qui si rischia di offendere la vostra intelligenza. Lo capite da soli quando vi faremo vedere le parole che abbiamo ricavato con l'accesso agli atti. La subintensiva, tanto sbandierata, siamo giunti a questa conclusione, non esiste. Questo accesso agli atti dal Consiglio regionale ci ha aiutato Irene Galletti. Allora, noi di fatto eravamo in questa situazione qua, avevamo la subintensiva cardiologica e ve l'ho fatto vedere prima, è l'ASL stessa che dichiara che l'ospedale Volterra ha un livello di subintensiva con la subintensiva cardiologica. Eravamo nella famosa congiunzione astrale, quindi era Covid, 0,14, bisogna cambiare a livello strutturale, 3.500 posti in più di terapia intensiva in Italia, quindi noi alla subintensiva, alla stellina arancione, avremmo dovuto aggiungere, e avevamo la possibilità tecnica di fare un modello Pontremoli, una terapia intensiva polivalente, e quindi la stellina rossa. Dove siamo? Qua. Siamo qua. Quindi qui... E in questo disegnino è riassunto tutto l'ambaradan. Quando vi ho detto che tirando fuori il coniglio dal cilindro, il presidente della regione Toscana di fatto, dopo le promesse, prima di subintensiva, poi addirittura in prossimità delle elezioni di 2 posti di terapia intensiva, poi dopo dice a chi ha... quindi praticamente di fatto a noi è stato tolto anche quello che avevamo. Però ecco, questo è il documento chiave. Qui vi richiedo, ecco, la vostra attenzione, siamo sul finale, ecco, del mio intervento. Non mi volevo dilungare troppo, però ci sono degli aspetti purtroppo da sottolineare.
Questo è la ricavato sempre con l'accesso agli atti, è la definizione di ciò che c'è nel reparto di medicina una volta che è stata soppressa la subintensiva cardiologica e la presenza, la guardia attiva cardiologica H24. Allora, si è creato un cosiddetto setting di livello 2A, che quindi non è una subintensiva, ma a dirlo è la definizione stessa del setting 2A. Guardate quassù, c'è scritto degenza dedicata alla diagnosi, al monitoraggio avanzato e al trattamento non intensivo. Il non l'hanno volutamente messo in maiuscolo, quindi non intensivo. Poi, per fare in modo che nessuno si sbagli su quelle che sono, e guardate dentro l'ospedale, abbiamo ancora delle persone, operatori, medici, infermieri, che pensano che abbiamo la subintensiva, perché è stato dichiarato, è stato detto, è uscito sul giornale. E guardate, vi voglio dire anche un'altra cosa, io e Alberto si rischia un po' a fare questo tipo di lavoro e vorrei che considerasse anche questa cosa qua, perché siamo entrambi dipendenti ASL. Però, insomma, diciamo le cose che possiamo dire. E io questa cosa la posso dire, perché è uscita una civetta, sono uscite delle dichiarazioni, ASL, la civetta la fa il giornale, ma sono uscite delle dichiarazioni da parte dell'azienda che dicono 4 letti di subintensiva, e poi dopo leggiamo che i pazienti che arrivano là devono essere senza indicazioni al ricovero in terapia intensiva o subintensiva. C'è scritto chiaro, lì dove è la freccia nera. Quindi non devono avere alcuna indicazione alla terapia intensiva o subintensiva. È stato ripetuto chiaramente questo concetto 2 volte. Quindi non ci torno più. Interessante questo, l'abbiamo messo perché è carina come cosa. Ecco, il comitato pro-ospedale che ci attaccava dicendo che avevamo strane reazioni per l'istituzione della subintensiva, che non c'è. Questa è più una nota di colore. Ci sono... Ecco, ora purtroppo, accendiamo la televisione e vediamo la guerra da tutte le parti. Le guerre, purtroppo ce ne sono anche tante altre nel mondo di cui non si parla. Però ecco, interessante quello che diceva l'altro giorno un generale in televisione. Diceva, parlando della guerra delle capacità degli eserciti, bisogna considerare risorse, 2 elementi. Risorse a disposizione e la volontà di combattere. Ecco, in un libro di storia di Volterra, dicevo, sono appassionato di storia, lessi che, chiaramente si parla dei tempi del Medioevo, sarebbero bastate 1000 persone per, ben addestrate per difendere la città. Ecco, con 1000 persone le mura di Volterra sarebbero state pressoché inespugnabili. Ecco, ma ora mi è venuta così, quasi un gioco, una domanda, ma ci sono, noi le troviamo oggi 500 persone che decidono di mettersi in campo, di metterci la faccia per la chiusura della subintensiva cardiologica che avete visto, ci ha lasciato senza cardiologo di notte e nei festivi, è passato un anno e non è cambiato niente. Ci sono 400 persone che vorrebbero lottare per riaprire un asilo se viene chiuso. Ci sono 300 persone che se il liceo viene, qualcuno decide, dice quest'anno ci sono 8 iscritti, quindi il liceo classico lo chiudiamo. Ci sono 300 persone che vengono in piazza per questo? 200 per i giudici di pace, 100 perché è stato spostato il centro di smistamento delle poste, Volterra ha perso un altro servizio, o perché le poste sono ancora chiuse di pomeriggio? E facciamocele queste domande, perché è importante. Dalla protesta alla proposta, questa l'ho volutamente non per essere autoreferenziali, ma insomma c'era caldo, Luciano lo sa,
siamo stati là sotto il sole e ci hanno spesso accusato di essere protestatari. Ma cosa servono le catene? Ma cosa serve andare in cima alla torre? Ma cosa serve qui? Ma cosa serve là? Qualcuno oggi sbandiera anche dei dati. Ecco, quei dati, c'è stata una mobilitazione grossa, ma non ci voglio entrare. La cosa che ci fa più piacere è la testimonianza che ha dato la signora l'altra volta. Ve la ricordate quella signora? Mi chiese la giornalista, ma chi è quella bella signora ottantenne che sta là e aspetta? E, cioè, dice, ma fate aprire a lei? Sì, facciamo aprire a lei. E lei disse questo e poi ha trovato un bel servizio sulla Nazione. C'era il cardiologo e mi ha salvato la vita. Ecco, questo è quello che è successo all'ospedale di Volterra prima che venisse tolta la guardia attiva cardiologica di notte e nei festivi. Non dico altro. Sono veramente in chiusura. Questa è una citazione di un comunicato di Silvia Noferi, sempre dal Consiglio regionale, che fa riferimento ad una relazione annuale del difensore civico regionale. Ve la cito perché il difensore civico regionale è una figura importante, ha dato due pronunciamenti a favore di quello che Volterra Infanzia e SOS Volterra avevano chiesto, il rispetto del ripristino, dell'attivazione della reperibilità pediatrica notturna o della guardia attiva. Il fatto è che se uno la notte va al pronto soccorso di Volterra, se c'è una necessità venga attivato il pediatra, cosa che ora non è possibile. E, ecco, pensate il difensore civico regionale quante questioni avranno attraversato il suo mandato, no? Che riguardano tutta la regione. Al primo punto scrive, dice, viene segnalato fra le tantissime criticità la non attuazione della legge Gelli Bianco del 2017, auspicando che la nomina a direttore generale della sanità del dottor Gelli, che quella legge l'ha scritta, possa contribuire a far sì che la giunta presenti una proposta normativa al Consiglio. La problematica legata alla rete dei piccoli ospedali, all'assenza della terapia intensiva e dell'assistenza pediatrica durante la notte e nei giorni festivi a Volterra. Poi la mancanza della Commissione Nazionale, regionale di bioetica e altre cose. Ecco, questo per farvi capire che non siamo noi, no, sparuto gruppo che qui continuano a diffondere veleno, terrore, come veniamo dipinti. Non siamo stati dipinti da terroristi, ma credete davvero che non abbiamo di meglio da fare che venirvi qui a fomentare, come viene detto, dice, fomentate la popolazione. Noi vogliamo raccontarvi la verità. Poi non abbiamo la verità in tasca, però ci sono dei documenti che evidenziano delle verità. Poi la verità nessuno ce l'ha in tasca e un'idea sicuramente ve la farete voi. Oggi quindi non siamo qui ad assoldarvi per un qualche gruppo militare, paramilitare o una regione straniera per dirvi di combattere, ecco, ma solo per mettervi a conoscenza ed è la cosa essenziale per una comunità che voglia, una comunità, e voglio fare una parola anche sul Santa Chiara perché lo volevo dire, un'altra criticità enorme che è una battaglia di civiltà. E questo si rifà molto a quello che stavo dicendo, una comunità che voglia proteggere le proprie radici e le proprie ali. Ma per proteggere le proprie radici, per proteggere gli anziani, abbiamo parlato dei bambini che sono un po' le ali, no? Però ci sono anche le radici, gli anziani. La nostra RSA è stata, e vedo qui Luciano che combatte per il Falusi e tutte le criticità, è stata lasciata senza infermieri di notte. Il bello è che poi gli infermieri sono mancati anche di giorno, perché è arrivato il Covid anche là e quindi era immaginabile che prima o poi, finora aveva scassato, prima o poi sarebbe arrivato. Quindi non era un'emergenza, era un qualcosa di preventivabile. Addirittura hanno pensato bene i PD locali di attaccare la CGIL che aveva evidenziato e messo in evidenza queste criticità.
Quindi cioè, veramente siamo fuori da tutte le cose. Quindi una comunità che voglia proteggere le radici, gli anziani e crearsi le ali per il futuro, quindi i bambini, deve investire sulla dignità, orgoglio e dignità. Senza queste un popolo è finito. Quindi sulla testa Volterra, forza! Dunque intanto diamo il benvenuto al consigliere Petrucci che ci ha raggiunto. Ora intanto io... Allora, sì, vai. Deciso. Mi sentite? Sì. Allora dunque, niente, ha detto tantissimo Marco, quindi mi ha avvantaggiato. Non vi preoccupate, sarò più breve di quello che volevo... che insomma era l'intervento precedente. Allora, vi ridò il benvenuti, è uno scoop anche questo qui, questo non so se lo conoscete, ora c'è Alessandro qui, mi dovrei chetare. Questa è Santa Fabiola, dice Sacincastra Santa Fabiola. Santa Fabiola è l'inventrice degli ospedali, quindi dell'assistenza, attenzione perché la medicina tutte le culture l'hanno avuta, però l'assistenza, quindi anche diciamo la reazione della mia figura infermierista all'infermiere, è grazie a questa. Cioè cosa fece questa donna? Fece praticamente dalla sua ricca casa, era una matrona romana e poi si convertì, va a cercare, va fuori e prende le persone che stavano male, non solo quelle che stavano male, anche gli ospiti, i pellegrini, le prende tutti. Concetto, perché ve l'ho messo? Perché bisognerebbe un attimino ritornare a questi concetti. Qui non c'erano soldi, non c'era l'azienda, non c'erano numeri, ma noi veniamo da questi concetti qui. E questo è importante ogni tanto ricordarcelo. La fibrinolisi, lo diceva Marco prima, applausi, per l'amor di Dio. Prima di tutto spieghiamo, se vabbè, si fa anche un pochino di cultura. Lo vedete, la fibrina è quella cosa gialla che è intorno, è tipo una maglia, che arresta, diciamo così, si fa suo un coagulo di sangue, piastrine, globuli rossi, le mette insieme. Allora, la fibrinolisi agisce lì, su quella roba gialla, scioglie questa cosa. Però, come diceva Marco, bisognerebbe averci un pochino le basi prima. Bello, applausi alla fibrinolisi, però se poi ci manca effettivamente, ve lo diceva Marco, ringraziamo, ma si parla di interventi di chirurgia alla tiroide, bellissimo, se è la tiroide, una ghiandola endocrina posta alla base del collo, ci mantiene un po' in omeostasi, quindi è un qualcosa che ci mantiene, diciamo, producendo delle sostanze in perfetta armonia, chiamiamola così. Quindi siamo contenti, però si ritorna a quello che diceva Marco prima. Attenzione, perché bisogna creare prima le fondamenta di un ospedale e poi si costruisce il tetto. Non si fa al contrario. Quindi applausi. E le nostre richieste, lo vedete, non ci possono dire tutti, ma non che non siamo coerenti. Si può sbagliare nell'essere coerenti, perché ritornano qui. Nelle varie volte che siamo stati a Firenze, in teoria ci sono stato anch'io, poi io andavo via. Però qui siamo stati di notte per reclamare queste cose, quindi terapia intensiva, subintensiva cardiologica, questione pediatrica, E lo diciamo da sempre. Ora, quello che vi faccio vedere ora non è uno scoop. Praticamente quando noi eravamo a Firenze, la prima volta 2 anni fa, lo diceva Marco, che abbiamo avuto l'onore di incontrare il presidente, il futuro presidente Gianni, perché è vero, se era sotto elezioni, ma però io sull'onestà intellettuale del presidente non nutro dubbi, quindi non è perché se era sotto elezioni e lui diceva certe cose, però ce l'ha dette. Allora, preso per il corridoio, ha detto queste cose qui. Ovviamente siamo in via Cavour, c'è un po' di frastuono, però fate attenzione, sono stati informati un'altra volta, sono stati informati su tutto il sistema, sul sistema, ora io, se il massimo
fa vivere le aree cosiddette marginali e poi marginali. È un auditorio perfetto, una volta venne questo. Su, mi ricordo che c'è una lezione di storia e rimane a bocca aperta. No, ma io poi ci credo a Volterra. Appunto, noi vogliamo... Ma io quando venni e parlai appunto con l'azienda, mi dissero che loro almeno due subintensive... Noi abbiamo già un posto di subintensiva, allora ci hanno detto... Si ritenevano fosse esigenza per la cardiologia sostanzialmente. Noi però il posto letto ci sa di già, quindi bisogna metterci due terapie intensive. Ci sono due ore mi permette anche di fare un po' di perché la volta è una cartella perché quando si fa un problema fondamentale è la persona. Allora, non ve l'ho fatto sentire tutto, però il presidente disse questa cosa qui, non so se si è capito, bisogna metterci due terapie intensive, diciamo sta il numero poi, era venuto un su, aveva parlato con i tecnici, l'avevamo parlato di subintensiva, ma la subintensiva ci sapeva a quei tempi, cioè io tento infatti di spiegarglielo, poi glielo spiego per bene, il presidente è una persona intelligente e allora fa questa dichiarazione e ripeto, se era sotto lezioni, ma non mette assolutamente in dubbio la sua buona fede. Riavvolgiamo un attimo il filo, sperando di non annoiarvi. Allora, si era partiti di qui, ve l'ha già detto Marco. Praticamente, cosa succede? Che già nel 19 c'era questo documento, che bisognava introdurre le cure intermedie dentro l'ospedale. E infatti sono stati introdotti. Se andate nell'ex medicina, nell'ex medicina, che neanche io mi confondo, ci sono le cure intermedie. Però attenzione, anche qui è bene rammentarlo un'altra volta, l'ha già detto Marco, le cure intermedie non sono posti letto ospedalieri. Questo, se permettete, siamo stati i primi a dirlo, perché anche lì c'era stata parecchia confusione. Ribadiamolo, questo sa vuol dire che anche il personale che è all'interno non è messo lì per assistere pazienti acuti che hanno determinate patologie, ma qui c'è la bassa intensità di cura, e anche questo è fondamentale, lasciamo sta chi c'è ricoverato, però ci sono, c'è personale per la bassa intensità di cura. E lo diceva Marco prima, si è perso un'occasione incredibile, qui mai troppo compianto professor Bacci, ci aveva fatto un cavallo di battaglia. Cioè, si scindeva quello che era l'ospedale, cioè le cure acute, dalle cure, diciamo, domiciliari, extradomiciliari, cure intermedie. Si poteva, e c'erano di già, potenziare le cure intermedie all'interno del Santa Chiara, che c'erano di già. Quindi non si veniva a verificare, perché c'era un progetto, perché poi fra l'altro nelle cure intermedie ci sono anche due letti hospice, cioè di malati terminali. Quindi c'era tutto un progetto dietro. In questa maniera... si è messa all'ospedale, ma si è svalutato quello e poi era il Santa Chiara. Ecco, l'attuale medicina è nell'ex chirurgia. Con quale conseguenze? E stanno tutti più stretti. Perché proprio è fisicamente più piccino. Non è una cosa da poco per chi assiste. E poi questa balla dei numeri, io sono ripetitivo, l'ho già detto, ma la ripeterò sempre queste cose perché veramente è una balla questa dei numeri. I numeri si modificano, come mi viene una battutaccia, una posso dire. Però perché si modificano? E ripete numeri, che ripetete anche l'altra volta, questa volta ve li faccio vedere. Questo è il dizionario di Volterra, scritto dalla Gori, non è che l'ho scritto io. Allora, già... con il Duce, la Pro Volterra, e qui vedo Franco, il presidente, diceva guardate cosa, dava delle priorità che poi furono riprese nel dopoguerra, e guardate cosa c'è le ferrovie, le strade, come si fa a incrementare la popolazione di un posto, di una città come quella di Volterra? Con la viabilità, no? Con le infrastrutture. Buonasera professor Antonelli. È una cosa incredibile questa. Non ve le dico tutti. Nel 51, nel 52, negli anni 50, Volterra doveva diventare una provincia, la provincia dell'Etruria. Aveva sempre quasi 18.000 abitanti, pensate a quei tempi, cos'era? Cioè Colle praticamente era la metà di noi.
siamo arrivati al 2011, ho dati del 2011, no, perché non ci voglio mettere quelli del 2021, dove Colle è più del doppio di Volterra. Ma che è successo? Che è successo? Perdere 6.674 persone in 40 anni è roba da urli. È roba da urli. C'era il manicomio, dice sì, però c'era il manicomio. Ho capito che c'era il manicomio, però c'era. Boh. Ma vediamo Saline, perché analizziamola tutta la zona. Saline nel 91, quindi un ecco, antiritto, reggeva, incrementava la popolazione. Qui vede il rio della Prologo Saline, che me lo confermava fra l'altro anche lui. Oh, ma anche qui persi in quanto? Il 25% della popolazione. 300 persone, 390 persone, 400 persone. In poco, quanti, 30 anni, quanti sono questi? Quindi la zona industriale prima al manicomio, a Volterra ridotta all'astrio come popolazione. Saline ridotta all'astrio come popolazione, la zona industriale. Pomarance. Guardate Pomarance, nel 61 aveva gli abitanti che ha oggi Volterra, no? Però anche qui una catastrofe. Nel 2011 praticamente perse 4.206 persone, 43% di popolazione. Direte voi, ma anche da quelle altre parti, ma che? Per niente da quelle altre parti. Quelle in blu sono tutti posti cresciuti. Io metto Colle sempre in evidenza perché è la città più vicina a noi, no? Allora, c'è solo San Gimignano, vedete il rosso, questo sino laggiù, 7.677, non so se lo vedete. È, diciamo così, una perdita. Queste blu sono tutte crescite, a partire da Colle, da Poggi Bonzi, 110%, 150% d'aumento. E la nostra zona è questa, un crollo totale. E come si isola un territorio? Queste sono le nostre, diciamo così, ipotesi. Poi, per l'amor di Dio, ognuno, perché vedete quando ci contestano numeri, noi bisogna ridirli, ma questi numeri, attenzione, c'è qualcosa che non torna, perché si fa presto a dire ora siete così, pallino, tutti abbiamo una storia. Con il disinteresse, perché nessuno ce l'aveva con noi. Con noi, lo dicevo l'altra volta, quelli hanno le galline o freni, no. Qui c'è proprio qualcosa che lascia le strade al 1800, la nostra viabilità, che chiude pezzi di ferrovia, il riprofessor Antonelli, che non potenzia le tratte già esistano, che sfrutta il problema della Sorvè, e rivede il rio di Saline, e quasi all'improvviso dal re si diventa nudi, si diventa piccini, e poi risiamo a numeri, ma non ci avete numeri. Chi è che ci ha dato questi numeri? E poi ci sono i numeri che non contano. Guardatevi, noi abbiamo un'estensione di 250 km quadrati, abbiamo il 30, oltre il 30% di popolazione anziana. Popolazione anziana cosa vuol dire? Più patologie, più comorbilità, cioè più patologie. Guardate il confronto con Pontedera e con Firenze. C'è il 25%, ma capite voi, addirittura quando c'era l'ASL di Volterra era la seconda più vecchia in Italia. E questi dove si mettono? Un milione di persone l'anno e ci vengano, non c'è Piero, no, ce lo rammentava prima del Covid, noi, questa è gente che cammina e si sente anche male. E intanto quasi un miliardo si spende per 6 nuovi ospedali, uno accanto all'altro. Quello di Livorno va avanti, altri 250 milioni. E poi ci sarà l'avvoltoio della Spagliera, rammentiamolo un'altra volta. La legge Barduzzi dovrebbe essere modificata perché sembrerebbe anche ci avessero fatto un piacere, perché l'ospedale di base si dovrebbe avere, a parte casi, da 80.000 a 150.000 persone, quindi figuriamoci, lo rammentava l'Antonella prima, siamo 20.000, ma ci fanno anche un piacere. E c'è poco in questo ospedale, guardate cosa c'è, medicina interna, chirurgia generale, poca roba, perché curiosando un pochino, lo vedete,
L'ospedale vero per la Balduzzi, che ripeto dovrebbe essere modificata, è da 150.000 a 300.000 abitanti, che c'è effettivamente quello che noi intendiamo come ospedale. Terapia intensiva, cardiologia, luti che c'hanno tutti, vabbè, lasciamo perdere. Allora, io sono andato un po' a giro, lo dicevo a voce l'altra volta, ma Cecina c'ha 82.000 persone, no 150.000. Piombino ce l'ha 59.000, eppure guardate la roba che c'ha tutta roba di un ospedale. Ospedale Poggi Bonzi 90.000, eppure qui c'hanno muti che tutta l'hanno rifatta da poco, non serve più, ci hanno detto non serve più, però ci hanno tutti. Poteale di Pontedera, ora qui sforo il campanilismo, lo dissi l'altra volta, mi dispiace. Guardate i numeri come si reano. C'è un bacino d'utenza dell'ospedale di Pontedera di 150.000 persone, qualche uno dice 130.000, ma lasciamo stare, 150.000. Città di 30.000 persone. Il suo ospedale drena un bacino di 120.000 persone. Cioè, tanta roba, ragazzi. Un ospedale ha delle alte qualità, eccetera, eccetera, drena tutte queste persone. Ma è strana la cosa, perché... Signori, c'è Pisa, c'è Empoli, Livorno, Lucca po' più là, eppure riesce a drenare questa popolazione. D'altronde, e qui ci sono i finanziamenti, diceva anche l'altra volta, io le ripeto, sono noioso, però lo vedete, anche se continua nel 2020, ha investito 5 milioni sulla terapia intensiva, e via, 40 milioni in 15 anni, e poi i numeri si creano. Avete capito perché si creano? E questo è quello che fa accapponare la pelle. Mi dispiace. Io spero, aveva detto che veniva un rappresentante dell'ASL. Cioè, non è possibile. No. Questo mi diceva bene Marco. Qui è un problema di dignità. Se noi ora ci si fruga, qui fuori si trova un mesetto di reperibilità pediatrica. Non ci vengano a dire i pediatri non ci sono, gli specialisti non ci sono. Perché qui bisogna capire che se da una parte si riducono i servizi perché c'è un sacco di problemi dappertutto, qui se riduce un servizio si chiude. Creare un disagio o chiudere è un po' differente. Quando si chiude, e qui vedo le bimbe dell'ex cardiologia, e non si riapre. Ma continuiamo, l'ospedale di Pontremoli, lo diceva prima Marco, 130.000 persone nella zona, non 150. Attenzione, perché 85.000 sono residenti nella provincia della Spezia, hanno Spezia lì, ne rimane 45.000, eppure hanno la rianimazione. Quindi, signori, i numeri si manipolano e le conseguenze sono queste. E via. Quali sono? Si chiude l'ostetricia, si chiude la pediatria, si chiude la subintensiva cardiologica, attraverso vari passaggi, eh? Ora qui mi spoglio di SOS Volterra, torno un attimino sul territorio, per fare un quadro generale, sperando di non annoiarvi sempre. 2011, alla premessa, io vi do dei numeri perché colpiscano, ma i numeri sono qualcosa di più riduttivo che ci possa essere, perché non vi posso spiegare la complessità che ho io e le mie colleghe nell'assistere un malato terminale, cioè un malato che sta per morire, facciamo anche cure palliative noi. Cosa vuol dire se io in una mattinata assisto due malati che stanno per morire? Vi potete rendere conto, cioè delle colleghe se ne rendano conto, cosa vuol dire la complessità? Cosa vuol dire, ma che ha fatto due persone sole? Sì, a volte anche tre o quattro, sì, ma non di più, sempre di corsa. C'è un qualcosa di più intorno, una presa in carico della famiglia, tutta una serie di macelli incredibili, ma tanto purtroppo qui no, siete tutti giovanissimi. Poi vedo Simone, fra l'altro ci ha lavorato 10 anni con me, quindi spiega bene lui cosa vuol dire assistere un malato terminale. E numeri, che numeri ci sono? Ma come si fa? Allora, nel 2011 comunque anche i numeri sono importanti, ci mancherebbe altro. 8 infermieri dedicati, eccetto, cioè noi andiamo a casa a fare gli infermieri, saline, 2016 6 infermieri dedicati su tutto il comune di Volterra,
2018, sempre più difficile, 6 infermieri dedicati su tutto il comune di Volterra, però con 2 infermieri in 104, per gravi motivi familiari, stanno 3 giorni per uno, quindi 6 giorni in tutto assenti. 2022 è sempre più difficile, perché insomma tutto quello che vi ho detto prima, però ci sono delle proiezioni sull'USCA, sulle cure intermedie, qualcheduno sui vaccini. E la situazione oggi è questa, che ci sia una stata interessante, è venuta a sostituire, ma siamo sempre 6, con l'aiuto ovviamente di colleghe che diciamo ci suppliscano dell'ambulatorio. Però anche quello è un fatto molto importante, capire come in una unità operativa ci vogliono delle persone strutturate, presenti, perché se io oggi faccio una cosa, domani ne faccio un'altra, domani un'altra ancora, è difficile, c'è una gran confusione se no. Io faccio questo esempio, se io gioco a pallone, la squadra è fatta ad 11, sono tutti professionisti, ma se il portiere lo mette a fare centravanti e centravanti il portiere, è un po' peggio di questo rigirio completo. Quindi non conta essere un infermiere, no, c'è Alberto Chiodi che ha una propria storia, una propria professionalità, oh, per l'amor di Dio, c'è insomma, altre colleghe che hanno la propria professionalità. Quindi vanno tutelate anche da quel punto di vista, proprio per tutelare il paziente. Anche perché noi ci sanno malati invisibili, quindi si fa un quadro anche sul territorio, che sono questi. Questi l'ho presi da internet, ma sono i nostri malati, non voglio poi dire le foto, no, questi l'ho presi da internet. Vi immaginate la complessità per stare dietro a queste persone? Ma si fa a parlare di numeri? Ma come si fa? Quindi dal 2010 al 2020 anche noi picchiata. E di notte, nei festivi, con quei numeri come si fa? Aveva una reperibilità. E noi si scherzava sempre, un Simone si diceva, i nostri malati sono bravi perché la domenica guariscono sempre e poi ripigliano la malattia il lunedì, massimo, no, della vita. I tecnici di prevenzione, le ex vigili sanitarie, da 10 a 8. Dirigente medico di igiene pubblica, prima sempre presente dalla mattina fino alle 5, ora una volta ogni 15 giorni e quando c'è, o quando c'è le vaccinazioni. I veterinari da 4 a 2. Il CUP, pensionamenti, virus, se c'è qualcheduno e si fa veramente, scusate il termine del cesto, sono quelli del CUP. Però prima dal lunedì al venerdì sempre aperti, tutto il giorno, ora lunedì, mercoledì e venerdì chiusi il pomeriggio. E non si può telefonare. Voi non vi potete immaginare la difficoltà e le proteste ci vengano a noi e si va a domicilio su questo discorso. Non si può pensare che una persona, io per primo e qui ci capisco nulla, prenoti o compiute o vada lì, è un problema. E guardate Ganzo questo qui, l'unità di salute mentale infanzia e adolescenza. Qui seguono centinaia di casi, non so i numeri, non si possa andare, ci mancherebbe. Ci sono 2 psicologhe che hanno un turnover, cioè cambiano, accidenti agli inglesismi, ogni 6 o un anno, con bambini che hanno bisogno di un punto di riferimento fondamentale e si vedono cambiare la psicologa ogni 6 mesi. Addirittura, quando c'è l'inserimento a scuola per questi bimbi, ci va una psicologa e poi a maggio ce n'è un'altra. È massimo, no? Della vita, come si fa? Ecco per contare il numero, ecco la qualità del lavoro che scade. E tutto questo, bisogna ricordarci, è accaduto con queste parole: rimodulazione, riorganizzazione, rifunzionalizzazione, razionalizzazione. Quando si sente queste parole, stiamo attenti. Io spero di poterle dire tranquillamente queste cose. Diceva Marco, non è che è una cosa piacevole venire qui da infermiere e dirvi queste cose, Perché mio babbo la prima cosa quando faccio queste cose mi dice: bimbo, sta attento. E io sto attento, però che si fa? Che si fa? Non si dicano? Con cosa si fa? Diteci voi, no? E di cosa ci stupiamo? Allarghiamo il quadro? Allarghiamolo questo quadro. Perché il problema è quando noi si esce da casa nostra, si vede lo scalino su, dice di casa nostra, dice accidente al comune, via un macello, il problema finisce allo scalino del comune. Ma il problema finisce anche per me, operatore sanitario, quando il problema è il 27. Non c'è stato l'aumento accidenti a sindacati, qui vedo. Cioè, non si allaga un pochino il quadro, non si fa sviluppare un pochino il cervello,
e io so quello l'ho più atrofizzato di tutti, eh. Ma allora sulla 68 si è dato 1,5 milioni, detto anche l'altra volta, ma attenzione, 2014 7 milioni per la variante di Ponzacco, 5 rotatori a Pisa, 2,5 milioni, 2007 finanziati 60 milioni per la Empoli Castel Fiorentino, inaugurata con 100 milioni perché un pochino da un conto è diventato un contadino, e facciamoci ancora del male, c'è il PNRR, 2 miliardi per le ferrovie secondarie e noi siamo fermi, e qui però ci sono delle belle notizie, dopo ve le dico. Le scuole? Questa io l'ho presa da internet. Pontedera è riuscita ad avere dei finanziamenti, noi sembra di no. Ci metto anche la scuola, l'asilo nostro, e dice ma in altre condizioni anche, a oggi purtroppo sembra chiusa. La questione Solvay, lo vedete come si cala? Lo vedete, è tutto collegato. Cioè noi qui si poteva venire anche a dire e ragionare della sanità, ma non si può spezzettare la cosa. È tutto un quadro maledettamente connesso. Maledettamente. E quindi, ecco quello che ha fatto vedere Marco, che noi abbiamo una subintensiva anestesiologica, e l'ho ingrandito, dove non si possano ricoverare malati da subintensiva. È una barzelletta, se non fosse una cosa seria. Marco è entrato più nello specifico, è più tecnico, io sono più territoriale su queste cose. E lui è un mito. Ma nonostante questo, scusate, ma si ripete, è brutto dirlo, e si fa festa. 4 letti di terapia subintensiva all'ospedale Volterra. C'è la foto di una subintensiva vera, ma non è la nostra. Una battaglia vinta. Si è fatto un passo avanti. Cioè noi siamo stati zitti, non siamo intervenuti su questo, sulla stampa. Ma perché si voleva fare ganzi? No. Perché si voleva vedere a che punto arrivava a volte anche la miopia politica. Ma come si fa? Ma uno basterebbe, io lo dicevo anche l'altra volta, ma c'è Marco, no, io no, perché su queste cose, ma chiediamo un attimino, siamo più, eh? Questo l'ha già fatto vedere Marco. Ma le edizioni, apriremo un'area critica complessiva composta, attenzione, di posti letto di terapia intensiva, recovery room, si diceva l'altra volta, accidente all'inglesismo, e da posti letto di subintensiva. Quindi la terapia intensiva non ci sa. La recovery room è questa, c'è una sala risveglio post-operatoria, cioè si va in una sala dove ci risvegliano dopo che ci hanno fatto l'operazione. Questo l'ho preso da Careggi. Ve lo immaginate una terapia intensiva che apre all'8 e chiude alle 7? Insomma, non è che, cioè, se io esco di qui e batto il capo, io non ci finisco nella recovery room, tanto per capirsi, eh? Ma veniamo alle proposte e vado a terminare, sperando siate sempre tutti svegli, eh? Queste sono e rimangano le nostre richieste. Queste è quelle che vi faceva vedere Marco. Difensore civico, abbiamo 2 pareri sulla pediatria e 1 sulla terapia intensiva del difensore civico. Cavolo, un epimo bischero. E per toglierci da questo isolamento, ora scusatevi, questo è l'asse di sviluppo e per SOS è fondamentale. Mare, Valdelsa, Fiorentina e Senese. Perché si incrementa? Si incrementa la funzionalità della Toscana, c'è un collegamento mare entroterra, non è altro per il nostro territorio, non è per noi e basta. Dice ma sono un progetto e sono importanti tutte le infrastrutture, ma è chiaro, se ci pensate bene, è stato fatto un pezzettino da Saline a Cecina che per certi versi ci ha svantaggiato, sono partiti, sono scivolati tutti, stanno andando volterrani, salinesi, monteatinesi, tutti a Cecina. Se si fa un pezzettino e non si fa una via che passa per il territorio, non che lo sorvola di lì, il territorio poi non ne trae benefici. E allora ecco perché, e qui ringrazio il consigliere Petrucci, ma no, non glielo dico perché è qui,
perché so che si sta dando da fare con la consigliera Meini per vedere un attimino di risolvere una parola grossa, grossa, però di portarci fuori dalle secche, collegare quel pezzo da Volterra a Colle, che ha un costo anche modesto, se si considera tutto, e quindi grazie. E lo vedete, noi non abbiamo prelusioni di sorta, perché se l'allora assessore Paolo Moschi dice delle cose giuste, grazie a lui, quando c'era Marco sindaco, è stato uno di quelli promotori, ha fatto passare la 68 all'ANAS, avendo questi soldi, che speriamo bene ci siano, perché bisogna accelerare, bisogna... noi diciamo bravo, lo ritiriamo prima quando dice una bischerata, e gli diciamo bravo, ma non ci sono problematiche nel dire se uno fa le cose bene o male. Bravo, vi ciuco di là. E di qua? La Cecina Volterra, Cecina Volterra. Fatto vedere la ferrovia, questa è pendolaria, un periodo legato, un mensile, ora poi mi aiuterebbe il professor Antonelli. Allora, cosa dice? Riprende uno studio fatto, va bene, da SOS e dalla Prolosaline, grazie finanziata alla Fondazione, che ci dice che una riattivazione del tratto Saline-Volterra con un potenziamento della ferrovia ci porta in media 500.000 persone, in media, perché si arriva anche a 800.000. Ovviamente questi sono anche fruibili da noi, soprattutto da noi ci si sta. Lo dice a loro. E viene questa cosa da questo convegno che abbiamo fatto a settembre, dove c'era una decina di professori da tutta Italia e sono venuti qui, passatemi il termine, a dirci ma quanto siete storti fra tutti, avete delle potenzialità incredibili. E qui a noi ci vengono sempre a portare per la mela, scusate il termine, perché dici ma che treno, il treno a volare, il treno. E treno, sì, il treno, il treno. C'è uno studio statistico del dottor De Marco che ci dice quelle cose che vi ho detto prima. Guardate questa alleanza mobile dolce, che ha praticamente preso quello che ha detto la Regione Toscana, perché la Regione Toscana si sta muovendo, vedete anche qui, viva la Regione Toscana! Che problemi ci sono in questo caso? Quell'altro no. Che ha accolto, diciamo le regioni, hanno accolto la proposta della Regione Toscana di prendere questo tratto Saline-Volterra e di metterlo nel piano di programmazione. Bello, bellissimo. Conclusioni. Ora un pochino di retorica me la permettete. Se noi ci sa appunto questo signore qui, Ricciarelli, che ha messo le mani sulla Cappella Sistina, questo prete in cui sono stati intitolati valli e crateri sulla Luna, Sallino, parte la civiltà cristiana, il nostro secondo primo papa della storia dopo San Pietro, il Fiumi che scopre un teatro romano. Questo è un prete di Lucca, ma che a Volterra fece gli esperimenti, lo sapete meglio di me, padre Eugenio Barzanti, per il motore a scoppio. Se c'è le macchine si deve a Volterra, se andate fuori vedete la prima macchina, io a New York, e grazie anche a Volterra. Il Pomarancio che ha abbellito, ora vince Alessandro Pozzito, Roma, dei suoi dipinti. Guardate il nostro Simone Migliorini, guardatevi, questo era un teatro, ce lo dice lui, e quindi c'è problema andare a ricercarlo, che era alla pari dei maggiori teatri mondiali, Vienna, Parigi, questo, dove siete a sede ora? Quando si dice Volterra una città, civiltà. Ci sono paesoni di 100.000 persone e città di 5.000 persone. Vorremmo chiarezza, perché si è data questa civiltà a noi. È vero, ora siamo pochi, molto probabilmente, cioè io in confronto a questa gente qui sono un nano in ginocchio, cioè, immagini il Ricciarelli, però non si è dato, non è gente passata qui, andava a fare un giro in via guida e basta. Sperando che questi quattrini, qui si parla del presidente Gianni, dell'assessore Bezzini, che c'è, dice in 5-6 anni ci sarà un intervento in sanità per oltre 1 miliardo. Ora speriamo, ci siamo anche noi, molto. Chiudo.
guardate, e questo lo dedico a noi SOSini, diciamo così, e anche a tutti i volterrani. Questi popò di campanilisti nel dopoguerra cosa scrivevano su questa bella lapide ridotta un pochino male, c'è un po' troppa erba. Ospite. Che vuol dire ospite? Ospite è colui che io ospito, che non ha fatto quella bellezza della porta all'arco, ma che io sono orgoglioso di fargli vedere. Guardate, in un mondo di relativismo come oggi, si distingue, l'ho fatta io, ma te la faccio vedere. Campanilista, mamma mia. Quest'opera grande dei nostri maggiori, quest'opera grande non è riferita alla grandezza anche, è grande, grande in senso metafisico, dei nostri maggiori, è maggiore di me quello che fa queste cose. Potevamo mettere questa de tuavi, no? No, no, maggiori. Questi sono maggiori di noi. Minacciata dal furore di una barbara guerra, cioè questa gente, se ci si pensa bene, è andata a mettere le pietre, forse l'assessore non sa, non è di Volterra, per tappare una porta, perché sennò veniva buttata giù, ha rischiato la pelle per cosa? Pensiamoci bene, per due sassi? Per due sassi? Oh ragazzi, due sassi, E questa ha rischiato la buccia, perché e volavano, C'è gente sempre viva, pensa a Meniconi, per ditti, no? Era lì che cosavano. Fu serbata la tua ammirazione, campanilisti anche questa, Soltanto da chi, lo vedete anche voi, potevamo mettere, non so, da comunisti, da portallarchini, da... No, da noi volterrani. Questi rischiavano la buccia per due sassi, ci mettevano anche perché l'avevano fatta loro. E allora io concludo con queste foto. Noi abbiamo, e qui lo dica la volterrana, l'ho pestellati, l'ho detto 200 volte di venire, perché questi due professori, e ci ho messo il curriculum, uno è il professor Antonelli, che è qui, se Dio vuole, e uno è il professor Maggi, che hanno un curriculum stratosferico, sono professori ordinari, pensate, il professor Antonelli qui c'ha autore di 92 pubblicazioni, una cosa assurda, no? Che ci stanno, no, aiutando, perché noi cosa si fa con loro, cioè, ci fossero loro, sulla questione treno, Cioè quegli studi avete visto, tutti quei convegni, sono fatti grazie a queste due persone. Cioè, e non, io non ho, cioè lo dico io, forse esagero, ma se noi abbiamo un futuro oggi, se questo territorio ha un futuro oggi, si deve a queste due persone, che stanno facendo di tutto. Noi abbiamo una chat, ci si comunica con loro, è una cosa incredibile. E è per questo che ce la possiamo fare. Ora mio figliolo, vedete, si è messo gli occhiali, guarda in alto, però c'è un po' d'ottimismo, anche di un pessimista come me ci vuole. Bisogna guardare un po' più sull'alto, meno piangici addosso. Quando si dice del treno, e invito tutti a settembre, che rifaremo con la Prologo Salina e con la Prologo Volterra un incontro qui per l'anniversario appunto del treno, che diciamo non sono fiabe, che ci riporterà quei numeri, perché ce li riporterà, io sono sicuro che ce la possiamo fare. Ora, prima di dare la parola all'autorità, io volevo il professor Antonelli qui sul palco. Ecco dov'era il pestellamento. Perché? Perché ci sembrava doveroso, dite, avete capito perché c'entra il professor Antonelli qui, che si occupa di treno, professore, un ingegnere meccanico, E gli diamo un regalino, perché... Grazie. Allora, tanto si sente anche a voce naturale. Questo qui è grazie alla Fondazione e all'amico Corretti, non potevamo dargli che non il dizionario di Volterra. Io queste imboscate, ora queste imboscate. Due minuti anche il professor Antonelli, due minuti, se vuol dire qualcosa, imboscate, però no, non mi leti, ci si dà del tu, via, professor Marco. Noi siamo a professor Marco, infatti. Sì. Ma io grazie a tutti dell'attenzione, grazie Alberto, grazie Marco, tutti quanti. Ora io mi ha fatto quasi imbarazzare da mettere la mia foto qui, in realtà mi imbarazzerò un pochino, un po' mi sbarazzo. E beh, grazie a tutti, io diciamo, ha già detto molto Alberto, il lavoro che è stato fatto, insomma, che è un lavoro
oserei dire corale da parte di tutti, con gli input di tante persone. Io, se si vuole, sono l'ultimo aggiunto al carro del treno, del lavoro sul treno, però è un lavoro che, insomma, devo ringraziare anche l'amministrazione comunale, in cui ho trovato delle sensibilità a questo riguardo. C'è anche l'amica e collega Castiglia, che è l'assessore alla mobilità, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto. Il tutto discende non da chiacchiere, ma da numeri che sono, si dice, sono asettici numeri, ma alla fine servono per giustificare certe scelte. E di riportare il treno a Volterra, allora, se me l'avessero chiesto 6-7 mesi fa, avrei detto che era una baggianata. Dopo aver fatto degli studi, dopo aver fatto i conti, ho detto no, è una baggianata non farlo, anzi andava fatto prima, ma molto prima, perché mi sono reso conto, e ne ho detto ampiamente tutti quelli della chat del gruppo treno, che l'operazione è un'operazione che va fatta. Fatto dei conti sulla frequentazione, sui costi, sulla sostenibilità economica, sulla sostenibilità ambientale, insomma, c'ho dei dati nuovi. La cosa è andata avanti. Io ne parlo volentieri fino a un certo punto, perché sto cominciando a diventare scaramantico, tutto lì. Però la cosa rilevante è questa: uno, è già stata detta, la linea Saline-Volterra è stata inserita, anzi, la Regione Toscana ha chiesto di inserirla nel decreto, nell'elenco delle ferrovie da ricostruire o rimodernare, e quindi nel prossimo aggiornamento vi comparirà anche questa linea. Diciamo, la cosa ha suscitato il forte interesse anche di Fondazione FS, ha suscitato interesse del Presidente della Regione Giani. Questo lavoro è stato presentato il 13 maggio ultimo scorso alla Conferenza dei Comuni della Val di Cecina, nell'ambito di un programma quadro più ampio che comprendeva il progetto di paesaggio, il contratto di fiume, il progetto multimediale outdoor, il sito outdoor che è stato presentato, è stato portato avanti. Erano tutte 6 linee di intervento, ora abbiate pazienza, non me le ricordo tutte. Comunque, a valle di questo, queste 6 linee di intervento avranno ognuna un tavolo di lavoro dedicato. So che per questo, per il progetto intermodalità, che è il progetto del treno, è stato interessato il consigliere Gazzetti di Livorno, col quale sono comunque in contatto. Sembra, ora questo qui lo dico e qui lo nego, che al tavolo del lavoro probabilmente ci sarà anche il presidente del consiglio regionale Mazzeo. Quindi io dico, siamo ancora in una fase di attrito di primo distacco, cioè quando la macchina deve ancora però la sensazione, e il solito, anche qui lo dico e qui lo nego, sembra che questo ingranaggio piano piano stia prendendo l'avvio. Soldi sembra che ce ne siano nel PNRR, c'è il problema dei tempi, però sembra che il PNRR slitti di un anno o due per il perdurare comunque della situazione epidemica. Per cui non voglio dire di essere ottimista, perché ripeto, sto cominciando a diventare scaramantico, sarà che mi sento sempre più coinvolto nella cosa, però insomma del lavoro è stato fatto e sembra che ci sia una luce lontana laggiù che invita a continuare. Quindi di questo voglio soltanto ringraziare quelli che mi hanno stimolato, grazie allo stimolo dei quali ho portato avanti questo lavoro, e sembra che possa avere uno sviluppo. Grazie di nuovo. Grazie, troppo modesto. Allora, dunque, ora proseguiamo. Grazie a te. E scusa se ti ho rotto, ma mando messaggi, vieni, mi raccomando, vieni. Allora, ora si procede con l'intervento delle autorità politiche. Prima ci dovrebbe essere il sindaco, combinazione vuole, ci sia stato il consiglio comunale oggi, però comunque noi teniamo alla buona fede, ci mancherebbe altro. Se non c'è nessuno, rappresenta il consiglio comunale, passerei, se c'è, la parola al rappresentante dell'ASL. Che non è venuto, e a questo punto si passa la parola al consigliere Petrucci, poi andiamo sul sindacati se vogliono intervenire, poi l'amico Luciano, perché scusa, prima del consigliere Petrucci c'è l'Antonella, ma meno male mi sono ricordato, c'è una dichiarazione della consigliere Meini della Lega, che vi leggerà l'Antonella. Che c'è anche un'altra? Sì, vai. Sì. Ora ecco, vai.
l'Elena Melini. Allora, Elena Melini per la Lega. Buonasera a tutti, non potendo intervenire di persona per impegni istituzionali non rinviabili, affidiamo a questa lettera il nostro saluto e caloroso ringraziamento a SOS Volterra e a Volterra Infanzia per questo ulteriore momento di confronto, salutando anche i cittadini presenti e tutti gli intervenuti. Vi mandiamo questo documento per illustrare quelle che sono alcune delle nostre battaglie in vista della risoluzione finale degli Stati Generali della Salute, che non potrà prescindere da un focus importante sulla medicina territoriale e sulla funzione dei cosiddetti piccoli ospedali, presidi imprescindibili per garantire assistenza sul territorio. Gli Stati Generali della Salute, conclusi con un documento che per ovvie ragioni politiche e anche di correttezza verso un tema così importante come la sanità, non abbiamo potuto sottoscrivere. Ma se si dovessero mai mantenere alcune delle proposte che stanno all'interno di quel documento, potrebbe comunque essere una grande svolta anche per il vostro territorio, a cui siamo molto vicini. Certo è che le dichiarazioni del presidente Giani e dell'assessore Bezzini, che demandavano senza indicazioni ai tre direttori generali delle ASL di ridurre il debito di 300 milioni di euro, restano qualcosa di preoccupante. Questo atteggiamento lascia intendere che, come non ci sia una strategia di indirizzo da parte della giunta regionale, se non quella di effettuare tagli lineari, e che tutto l'impianto degli Stati Generali della Salute si possa ridurre ad un puro esercizio accademico. Riteniamo che se così dovesse essere, sarebbe un grande e grave errore e non mancherà da parte nostra di denunciare nelle sedi competenti, senza mai risparmiare critiche su questo tema, come abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo prendere spunto dell'insegnamento del Covid, che ha messo a nudo una situazione deficitaria o comunque molto fragile, che ha fatto capire la poca consistenza della medicina territoriale per far fronte alle emergenze, tamponata grazie all'abnegazione del personale medico, infermieristico e sanitario in generale. Tra le proposte a cui teniamo di più c'è sicuramente quella che venga demandata al territorio, la nomina dei direttori generali, perché ai territori e non al presidente della regione, questi devono rispondere del loro lavoro, tanto più dopo la riforma delle ASL. Le tre maxi ASL coprono un territorio troppo vasto e la sensazione, ma anche la percezione, è che i vertici e gli uffici in cui vengono prese le decisioni siano troppo lontane dalla base. Noi come Lega siamo sempre per un ritorno alle ASL e dimensione provinciale, ma se l'impianto delle tre maxi ASL dovesse essere considerato ormai acquisito, allora è giusto che i territori abbiano voce in capitolo per quanto riguarda la nomina di coloro che devono dirigerle. Che siano i consigli comunali delle tre città capoluogo, che sia la conferenza dei sindaci, i consigli provinciali o le società della salute, quello potremmo stabilirlo insieme, ma è importante che ci sia un parere vincolante rispetto a quelle che sono le decisioni del presidente della regione sulle nomine dei direttori generali, perché da queste a cascata si determinano anche tutte le scelte successive dell'organigramma dell'ASL. Sui piccoli ospedali noi riteniamo che, seppur nel tempo, ne sia cambiata la concezione. Restino un avamposto determinante per dare risposte ai territori. La pandemia ne ha ribadito la loro importanza ed il ruolo decisivo che hanno avuto e che dovranno avere. La medicina territoriale va completamente riformata, ma le case di comunità su cui verranno investite tante risorse rimarranno sicuramente cattedrali nel deserto, se non le faremo vivere e interagire con i territori, inserendo un numero adeguato di medici e di infermieri, che resta il problema dei problemi. Questo è anche il motivo delle liste di attesa, che sono ancora interminabili e che costringono molte persone a rivolgersi a strutture private. Per la Lega va bene anche incrementare l'interazione con il privato, ma non per necessità dovuta ad un'incapacità di dare risposte ai cittadini nei tempi necessari. I medici e gli infermieri si possono mettere sul mercato eliminando le incompatibilità e per dare un ulteriore contributo a risolvere questo tipo di problematica. La giunta regionale ha liberalizzato la possibilità che gli specializzandi in medicina generale possano avere pazienti, ma non è sufficiente. Noi proponiamo di togliere le incompatibilità anche agli altri specializzandi. Inoltre, i medici ospedalieri, come extra moenia, potrebbero andare a lavorare negli istituti convenzionati, oppure gli specializzanti potrebbero svolgere attività di guardia medica o di 118. In questo modo si creerebbero posti di lavoro coprendo immediatamente zone altrimenti scoperte. In questo periodo, per superare la gobba pensionistica, per porre rimedio ad un numero di uscite dal lavoro
superiore alla disponibilità di medici in entrata, potremmo dare la possibilità ai medici ospedalieri con 20 anni di esperienza di seguire fino a 500 pazienti mutuabili, sulla falsa riga ai medici penitenziari e ai medici militari. In questo modo si potrebbero coprire posti mancanti che oggi vedono molti territori scoperti dal medico di medicina generale, specie nelle realtà marginali. Abbiamo accolto con favore la posizione della ministra Messa di togliere il numero chiuso regolato a medicina, aumentando anche le borse di studio di specializzazione. Per aumentare ulteriormente gli specializzati potremmo creare un'equipollenza alla specializzazione per coloro che assunti in ospedale vanno a lavorare in un reparto. Svolti 5 anni dovrebbero poter sostenere un esame di provata esperienza per essere equiparati alla specializzazione. Si parla molto di telemedicina, ma se ne parlava già nel 1996 nei piani sanitari regionali. Se per telemedicina si intende andare al computer e guardare una risonanza o una TAC, a nostro giudizio si tratta di un sistema superato. Semmai dovremmo far dialogare al meglio i sistemi informatici delle 3 ASL o dei vari ospedali all'interno anche della stessa azienda, che oggi sono incompatibili tra di loro, così come dovremmo far dialogare gli istituti convenzionati con le strutture pubbliche, visto che sono ancora costrette ad inviare CD quando molti computer non ne vanno più il lettore. Dobbiamo inoltre pensare la telemedicina alla luce delle nuove tecnologie 4G e 5G che sono la nuova frontiera a cui ispirarsi. Questo permetterebbe ai chirurghi attraverso tablet integrati di lavorare a distanza con altri colleghi al tavolo operatorio. Oppure il medico internista potrebbe parlare con altri colleghi con il paziente nel letto ospedaliero. Un'ultima riflessione riguarda la riforma dei CUP. I centri di prenotazione, così come sono strutturati, sviliscono la figura del professionista, perché danno un appuntamento in reparto, ma non danno la continuità medica attraverso lo stesso specialista. Ad ogni visita questo può cambiare. Se un paziente vuole essere seguito dallo stesso medico, deve rivolgersi a lui a pagamento in intramoenia. Questo non è giusto né per il medico né per la fiducia fondamentale che si crea tra il medico ed il paziente. Una soluzione potrebbe essere quella di creare una prenotazione dal medico di medicina generale al reparto e poi sarà il reparto stesso a gestire il paziente in base alle necessità e alla conoscenza del caso clinico da parte dello specialista. Nella proposta di risoluzione non si hanno nessuna notizia nemmeno oggi delle tante promesse disattese sia sul tema della terapia intensiva sia sul tema della pediatria nell'ospedale di Volterra. Tematiche su cui continueremo a batterci per il bene della vostra città e su cui ieri come oggi non accetteremo ulteriori false promesse. Dopo l'ultimo incontro con voi ho presentato una nuova interrogazione alla quale nessuna risposta aggiuntiva è arrivata sul tema della terapia intensiva. Ma la battaglia continua e un grazie al meraviglioso lavoro delle vostre associazioni e di tutti quei cittadini che veramente amano Volterra, ce la faremo. Un ulteriore ringraziamento a tutti voi, sperando di poterci rivedere presto. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti. Elisa Mini, consigliere regionale Lega Salvini Premier. Perfetto, giusto? Grazie Antonella. Allora, se non ci sono rappresentanti del Comune e dell'ASL, io direi di passare la parola al consigliere di Fratelli d'Italia Diego Fretrucci. Diego, dove vuoi? Poi dopo di lui ci sarà l'intervento della Monica Vallini della CGIL, e poi ci sarà la 18 Lorella e parlerà a nome personale, penso, e poi di nuovo Marco. Ah, oddio buono, sì, oh, Madonna Luciano, allora. Dopo il consigliere Petrucci parlerà Luciano. Parlerà la Cavallini Monia CGL, poi Luciano, poi la 18 Lorella e poi Marco Buselli. Ora penso aver fatto. Dovrebbe farlo. Sì. Sì, buonasera a tutti, grazie di darmi parola, grazie per quello che fate. Io poi ti lascio, Alberto, anch'io un po' di interrogazioni e di atti che abbiamo fatto, però vorrei cambiare l'intervento da come me l'ero immaginato all'inizio, no? In particolar modo io vorrei partire da una riflessione più generale sulle aree interne e non soltanto sul discorso della sanità. E lo dico avendo fatto il sindaco di un piccolo comune di montagna di circa 2.000 abitanti, che però poi arriva a avere, essendo un comune turistico, anche fino a 30-40.000 presenze giornaliere. Allora,
si tratta di scelte politiche, e quando si dice scelte politiche si tratta di capire dove si vogliono mettere i soldi, no? Da questo punto di vista è evidente che il governo della Toscana deve compiere queste scelte politiche, compiendo queste scelte politiche capire dove mettere i soldi. Perché se noi, come ha già detto in maniera ampia sia Alberto che Marco, se lo Stato, se la pubblica amministrazione, che si chiami Stato, che si chiama Regione, che si chiama Provincia, retrocede in maniera inesorabile rispetto alle aree interne, che siano le isole, che siano le montagne, che siano l'entroterra toscano. Io di questa vicenda ne ho fatto una battaglia. Oggi ho fatto Cecina all'ospedale, Piombino all'ospedale, ieri ero ad Avenza al distretto sanitario, sabato scorso ero all'ospedale di Portoferraio, quindi oggi pomeriggio sono qua, quindi provo a fare di questo una mia battaglia, proprio avendo vissuto da sindaco queste vicende. Se lo Stato retrocede in maniera inesorabile dalle aree interne, chiudendo le scuole, chiudendo gli ospedali, non manutenendo, non solo non facendo nuove strade, ma non manutenendo le strade che ci sono, è evidente che lo spopolamento è una conseguenza che non potrà che essere tale, perché le persone oggi più di prima comunque hanno bisogno di servizi ed è giusto che seguano questi servizi. Oltretutto, molto spesso quei servizi poi sono posti di lavoro, perché è evidente che laddove c'è una scuola, dove c'è una ferrovia, dove c'è un ospedale, dove c'è un ufficio postale, è evidente che quella scuola, quella ferrovia, quella crea posti di lavoro. Quindi se noi non diamo più servizi, li diminuiamo. Diminuiscono i posti di lavoro, quelli in pratica nel pubblico. E via dicendo, è evidente lo spopolamento. Ed è una scelta, guardate, è una scelta. Si può decidere che nelle aree interne, che siano le isole, che sia la Val di Cecina, che sia la montagna pistoiese, ci si va soltanto in vacanza, no? E ci vivono quelli che fanno un lavoro turistico. Poi bisogna capire, no? Perché quando arrivi, se trovi il bar chiuso, l'albergo chiuso, il ristorante chiuso, il turismo chiuso, è evidente che non ci vai più nemmeno più. È una scelta politica. Se invece si ha a cuore la Toscana nel suo complesso e l'Italia nel suo complesso, non si può pensare che Volterra conti quanto Firenze, non si può pensare che Siena conti quanto la Campagna Senese, non si può pensare che la Darsena Europa conti quanto l'Isola d'Elba, ma non si può pensare che conti soltanto Firenze, Livorno, la Darsena Europa, Siena e via dicendo, Pisa, l'aeroporto, eccetera, eccetera. Se si ha una visione complessiva della Regione Toscana, è evidente che la Regione Toscana è anche, io non dico soprattutto, ma è anche quell'immenso patrimonio materiale e immateriale che è costituito dalle aree interne e dalle aree rurali. E si deve investire in quell'immenso patrimonio. Per questo, Alberto, quando ci siamo visti, ti ho sempre detto, non parlate di numeri. Io mi rifiuto di ridurre a una questione numerica il fatto che una scuola debba stare aperta o chiusa. Di ridurre a una questione numerica il fatto che un ospedale debba stare aperto o chiuso. A me non mi interessano i numeri rispetto ai servizi essenziali. Questo deve essere il principio che io con fatica provo anche come approccio culturale a far passare. Noi dobbiamo uscire da quella logica lì. Se noi abbiamo a cuore la politica regionale, ha a cuore anche le aree interne, anche le aree rurali, rispetto a quelle aree lì si mettono da parte i numeri. Perché se si ha a cuore le aree interne, le scuole stanno anche nelle aree interne indipendentemente dal numero di scolari. Va bene? Gli ospedali si tengono aperti, le ferrovie si tengono aperti, perché è lì il pubblico. E su questo io faccio sempre un esempio, e lo faccio, mi fa piacere che ci sia in sala chi ha fatto il sindaco, no, come Marco Buselli, perché quando va a gara la Milano-Roma, sulle ferrovie sto parlando, tutti si strappano le vesti per prenderle. Italo, va bene? Si strappa le vesti per gestire la Milano-Roma. Ma la forza del pubblico, tanto vituperato, anche da tante forze politiche, è che il pubblico gestisce la Milano-Roma, ma gestisce anche la Lucca-Piazza al Serchio. Se avessimo fatto una riflessione meramente numerica e economicista,
l'acqua, la televisione sì, ma il telefono, la luce, non sarebbero mai arrivate in montagna. Il gas non sarebbe mai arrivato, non a Volterra, ma nei comuni più piccoli, nelle frazioni più piccole della Val di Cecina. Perché quante bollette devono essere pagate prima che si ripaghi quell'investimento? Allora si è ragionato negli anni, lasciando da parte criteri economicisti e numerici rispetto agli servizi essenziali. Proprio per questo, perché il pubblico gestisce la Milano-Roma come ferrovie, ma assicura anche la Lucca-Piazza al Serchio o la linea della Val di Cecina. È quella la differenza che chi ha a cuore la politica deve tenere come montante fondamentale della propria azione. Per cui la scuola sta aperta indipendentemente dal numero degli scolari e l'ospedale sta aperto e dà un servizio indipendentemente dal numero di quella parola pazzesca, orribile, di utenti. L'ospedale non ha utenti, ha pazienti. Finché ragioniamo in numeri, finché continuiamo a ragionare come utenti, è evidente che si sbaglia. Gli utenti ce l'avrà un ristorante, ce l'avrà un albergo, ce l'avrà una compagnia telefonica. L'ospedale hanno i pazienti e in quanto tali hanno diritto a un servizio se stanno a Pomarance, se stanno a Volterra, come se stanno in centro a Pisa, in centro a Livorno. Perché sono pazienti, perché sono cittadini e non possiamo permetterci di creare regioni, province a 2, 3, 4, 5 velocità. Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Perché questa è la forza del pubblico, che ha reso forte il pubblico e diverso e differente dal privato. Se no, non mi spiego per quale motivo si debba pagare le tasse al pubblico anziché dare tutti i servizi in gestione a privati. Se il pubblico fa un discorso numerico economicista, allora scusate, ma non ci conviene, si dà tutto via. Si fa una bella gara, no? La sanità, le scuole, le ferrovie, le strade, si dà tutto a privati. No, se è una questione economicista si può dare a privati, no? Sono più bravi a fare i bilanci, sono più bravi a rispettare i termini, eccetera, eccetera. No, è lì la forza del pubblico. Quindi per questo io penso che si debba stravolgere nell'idea che abbiamo noi l'approccio, anche sulla sanità, anche sulla sanità. Perché poi, provando a studiare le cose, ci rendiamo conto che questo processo che io chiamo il ventennio Rossi, no? Rossi-Saccardi, ha pensato a un certo punto che per la sanità toscana fossero sufficienti 10 megalopoli ospedaliere nei 10 capoluoghi, no? Gli eliporti e il servizio Pegaso. Questo era il disegno di Rossi. Rossi lo diceva, dice, sono troppi i medici, gli infermieri, sono troppi gli ospedali, ma perché devo pagare? C'ho l'elicottero, no? In realtà noi, provando a concentrare i servizi sanitari, entro nel sanità, vi rubo altri 5 minuti, permettetelo, in megalopoli ospedaliere abbiamo fatto due torti. Uno, abbiamo allontanato i servizi dal paziente, per il paziente che vive in periferia, a San Marcello Pistoiese, a Volterra, a Castel del Piano, a Portoferraio, nel Mugello e via dicendo. Due, abbiamo fatto un cattivo servizio al centro, perché attualmente gli ospedali centrali sono congestionati. Perché è evidente che se tutto finisce lì, in quel collo di bottiglia devastante, è chiaro che si congestiona tutto e evidentemente anche quel servizio dà una risposta peggiore. Il Covid è stato un acceleratore, perché ha messo di fronte a tutti quello che sarebbe successo magari in anni e che invece è successo in 10 mesi. Gli ospedali che sono andati in tilt per primi durante il Covid sono stati Cisanello, il più grande hub ospedaliero nel quale abbiamo investito circa 1 miliardo di euro, no? Io dico è giusto, perché fanno trapianti di fegato che non puoi fare a Volterra. Il primo ospedale che è andato in crisi nell'ondata quella più grossa del Covid è stato quella di autunno del 2020, è stato Cisanello. Il pronto soccorso di Pistoia, San Jacopo, inaugurato 4-5 anni fa, è stato chiuso per 36 ore. Il pronto soccorso, no?
Durante il Covid la Regione Toscana, il sistema regionale toscano, ha retto, ha tenuto botta grazie ai piccoli ospedali, grazie alle bolle Covid aperte in periferia. Perché se quegli ospedali non ci fossero stati più, se si fosse staccato le ballette elettriche e chiuso il tutto, elevato il riscaldamento, sarebbe saltato il sistema sanitario regionale. Allora, noi dobbiamo avere dei centri di eccellenza, fondamentalmente di super eccellenza, nelle tre cliniche ospedaliere universitarie che sono Pisa, Firenze e Siena. Dobbiamo avere dei centri di eccellenza sparsi per la regione, per cui su determinate cose, le operazioni a cuore aperto, io sarei contrario a dire che si fanno a Volterra, che si fanno a Pontedera, che si fanno a Fucecchi e via dicendo. No, trapianti di fegato e via dicendo, non si possa fare trapianti di fegato nel Mugello o a Pescia, che sta chiudendo, va bene, o a Cecina o a Piombino. Ma i servizi essenziali, e tra i servizi essenziali c'è l'emergenza urgenza, che è un servizio essenziale perché corna, no? Devono essere assicurati in maniera capillare, e in maniera capillare significa il più vicino ai cittadini, e il più vicino ai cittadini significa garantendoli soprattutto nelle zone più lontane dal centro. È l'esatto contrario, bisogna stravolgerlo il principio. In provincia di Pisa, qual è la zona nella quale, l'ultima zona nella quale si toglie il pronto soccorso? Quella più lontana dal pronto soccorso di Pisa, no, è evidente, no? Cioè, se il pronto soccorso, se l'emergenza urgenza è fondamentale per salvare la vita, qual è l'ultimo posto, dovendo levarla, da cui si leva l'emergenza urgenza? Il posto più lontano dal pronto soccorso principale, che è Pisa. Quindi qual è? Volterra. Io penso che se fossimo davanti a una scolaresca di terza media e li facessimo questo esempio, li facessimo votare, il 100% degli alunni voterebbe sì, è vero. No? Perché è una questione di principio, e ritorno a prima, è un servizio essenziale, in base al quale non può essere fatto un calcolo numerico, ma un calcolo di servizio che io do al paziente e al cittadino. E quindi il paziente e il cittadino che devo tutelare più di tutti è quello che vive più lontano dal centro, che è Pisa, e quello che vive più lontano dal centro è quello che vive a Pomarancia, all'Arderello, a Castelnuovo al di Cecina e a Volterra. Questo è un principio, mi sembra essenziale. O la sanità, e chi governa la sanità è disponibile a cambiare i paradigmi politici sui quali si è governato questa regione, va bene, in questi anni, o è disponibile a cambiare quei paradigmi politici, o altrimenti salta il rapporto di fiducia tra governante e governato. Guardate, qui sta venendo meno quel rapporto di fiducia che ci deve essere, che è fondamentale per reggere una società, tra chi governa e chi è governato. E per non far saltare quel rapporto di fiducia che creerebbe il caos sociale, è necessario cambiare i paradigmi politici di come si è governato i territori fino ad oggi. Dove sono le risposte? Le risposte, caro Alberto, cari signori, sono nei 14 miliardi di euro del bilancio regionale della Regione Toscana. Il bilancio della Regione Toscana vale 14 miliardi di euro. Io sono convinto che nei 14 miliardi di euro ci sono le risposte. Nei 2 miliardi 800 mila euro che vengono ogni anno bonificati all'azienda ospedaliera Nord-Ovest, ci sono le risposte anche per Volterra, in quei 2 miliardi 800 milioni. Nei 3 miliardi e 200 milioni che vengono ogni anno, quando si parla di Nord-Ovest, attenzione, così come quando si parla di centro e di sud-est, le tre aziende. Quando si parla di nord-ovest si deve pensare alle province di Massa, Pisa, Lucca, Livorno, escluso Cisanello. Cisanello ha un bilancio a sé rispetto alla nord-ovest. Quando si parla di Toscana centro si parla di Firenze, Pistoia e Prato, escluso Careggi e il Maier, che hanno un bilancio a sé rispetto all'azienda ASL. Così come quando si parla di sud-est si parla di Grosseto, Arezzo e Siena, escluso le Scotte. Va bene, quindi nella nord-ovest, nei 2 miliardi e 8 per la nord-ovest, nei 3 miliardi e 2 per la Toscana centro, eccetera, nei 2 miliardi per la sud-est, escluso le aziende ospedaliere universitarie, che hanno un bilancio a sé stante e prendono soldi da altra parte, ci sono le risposte per Volterra, no?
in una riorganizzazione dei servizi che sappia mettere nel cassetto i principi sbagliati dell'ex governatore Rossi e dell'ex assessore alla sanità Saccardi e che rimetta al centro della politica, anche sanitaria e regionale, il cittadino e il paziente, e ripensi la sanità su questi principi che ho provato a dire. Se posso dire l'ultime, sono andato troppo lungo, ultimi due minuti. Mancano i medici nelle aree interne, anche lì deve essere cambiato e riformato il sistema. Io ho presentato una proposta di legge, ve l'ho detto l'altra volta, è sempre lì giacente in commissione. Quella risoluzione di cui parlava Elena Meini è invotabile, ma noi abbiamo, e ve la mando, come Fratelli d'Italia, elaborato la nostra proposta di risoluzione che sarà il manifesto per governare la sanità di Fratelli d'Italia, no? Su quello ci vogliamo confrontare, non sul fatto che sia brava più Giorgia Meloni o Enrico Letta, che si urli di più uno sull'altro, sulle idee che noi mettiamo in campo tutte scritte, che ora si va a lungo. Sui medici, mancano i medici, no? Mancano i pediatri, mancano i medici di famiglia. È chiaro che c'è un gap, un delta di qualche anno tra i pensionamenti e le entrate in funzione. Bisogna cambiare il sistema e fare una normativa che vada in deroga al resto per questi 5 anni. La prima, c'è a 65 anni oggi, a 70 anni oggi non si è vecchi. Il mio nonno a 70 anni era vecchio, oggi la mia mamma a 72 anni, se le dico che è vecchia mi tira un piatto e mi fa anche male, va bene. Allora, c'è pieno di medici ottimi, faccio l'esempio su tutti di Menichetti, del professor Menichetti, che è stato uno dei frontman in periodo Covid, no? Che ha compiuto 70 anni, è dovuto uscire dal servizio sanitario pubblico e è andato a lavorare a San Rossore. A San Rossore, una clinica privata, ma vale per le altre, per Lucca, per tutte quelle che ci sono, ci lavorano soprattutto medici che sono costretti ad andare in pensione dal servizio pubblico per andare a lavorare in quello privato. Bisogna fare una deroga finché non entrano i nuovi studenti, di 5 anni per cui su base volontaria i medici possono continuare a prestare servizio, specialmente i medici di famiglia, nel servizio pubblico fino almeno a 75 anni. L'altra deroga che deve essere fatta è di permettere ai medici non ancora specializzandi, perché lì l'altra grave problematicità, che sono molti più i laureati in medicina che le borse di studio per prendere la specializzazione. Quindi ogni anno ci sono migliaia di studenti, migliaia di dottori laureati in medicina che non possono prendere la borsa di studio e fare la specializzazione e rimangono lì a friggere. Quindi le USCA, che erano medici non specializzati, hanno salvato in buona parte la vita degli italiani perché si sono utilizzati per andare a casa della gente a curarli. Quindi in un rapporto chiaramente di 1 a 3, 1 a 5, non sta a me deciderlo, permettere anche ai medici non specializzati o al primo, al secondo, al terzo anno di specializzazione di poter lavorare negli ospedali. Fatto questo, bisogna incentivare i medici e gli infermieri a poter lavorare nell'area interna con un maggior salario, con il fatto di rendere come 18 mesi ogni anno lavorativo nell'area interna sia a fini pensionistici che a fini di avanzamento di carriera, e in accordo con gli enti locali, io da sindaco l'ho fatto, mettendo a disposizione incomodato gratuito, alloggi per viverci con le proprie famiglie nelle aree interne, e per quanto riguarda i medici in medicina generale, incomodato gratuito, gli spazi per fare ambulatorio. Quindi riformando completamente il sistema, questo è possibile, io penso, e ce ne avrei tante altre, però scusatemi se no sono maleducato e scorretto nei confronti degli altri, io penso che si possa ripensare la sanità toscana, che gli spazi di manovra non siano tanti, che soprattutto si debba, veramente l'ultima cosa, liberare la sanità, fatemelo dire, non mi interessa se qualcuno se ne ha male, da delle baronie insopportabili che hanno come unico interesse, spesso e troppo volentieri, soltanto quello di mantenere il proprio centro di potere. Noi dobbiamo togliere queste baronie che soffocano gli ospedali e che soffocano la sanità, specialmente toscana, fatte di privilegi tutti dovuti alla tessera di partito in tasca giusta, e che soffocano tantissime energie, che soffocano magari i migliori professionisti che non si piegano a certe logiche e che invece avrebbero lo spazio, la voglia, la possibilità di far bene i medici in Toscana. C'è un medico a Portoferraio, ci sono andato l'altro giorno apposta, che ha salvato la vita delle persone utilizzando il plasma iperimmune. Io non lo so se il plasma iperimmune fa bene o fa male, fa bene, sicuramente non fa male. Ecco, su quel medico l'azienda Nordovest ha aperto un'indagine perché avrebbe in qualche modo violato, no?
il dogma del barone di turno di Livorno, per cui chiunque non gli dà ragione diventa un eretico e va bruciato in piazza con le streghe. Noi saremo in piazza a incatenarsi e incatenarci per evitare che si dia fuoco alle streghe e per evitare che ci sia un dogma, un depositario di quel dogma e che tutti gli altri siano eretici. Grazie e buona serata a tutti. Questo, ecco, c'è l'interrogazione appunto di Fratelli d'Italia. Grazie infinite, grazie. Ovvio, io non l'ho rammentato prima, ma tutti i consiglieri regionali sono stati invitati, ci mancherebbe altro, ecco, tengo a ribadirlo. Allora, a questo punto chiamo la Monica Vallini della CGIL, poi ci sarà Luciano, poi la 18 Lorella e poi Marco Buselli. Sì, mentre si avvicina, un riferimento a quello che diceva infatti il consigliere. Cioè, pensate voi che in Italia ci sono 8.000 comuni e solo 100 sono sopra i 60.000 abitanti, quindi si stravolge anche proprio quella che è l'idea concettuale della politica, perché noi siamo fatti proprio di comuni che hanno una densità abitativa molto limitata. La parola alla Cavallini Monia. Aspetta che mi levo la mascherina, perché vada nel senso. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito e abbiamo ritenuto opportuno essere presenti, perché quando si parla di un tema così importante come la sanità, che è uno dei diritti costituzionali, corre l'obbligo di essere presenti e fare, no, quello che è stato fatto anche da altri, l'analisi rispetto allo stato dell'arte, di dove siamo dopo un periodo complicato e complesso che è quello della pandemia. Io farò un po' di passaggi indietro rispetto appunto alla situazione attuale, perché sinceramente rispetto a quello che è stato detto mi piace contestualizzare alcune cose. Purtroppo noi siamo in questa situazione di difficoltà che avete detto tutti e che tutti noi stiamo vivendo, perché poi questo problema è trasversale. Sta capitando a Volterra per le specifiche che voi avete detto, ma posso assicurarvi che questa cosa sta accadendo da tutte le parti. Il fatto che comunque ormai da tantissimi anni il sistema sanitario pubblico soffre di un definanziamento importante. Questo forse è il male dei mali, perché se noi siamo arrivati a questa situazione, se siamo arrivati al fatto che non riusciamo ad avere i medici e gli specialisti e tantomeno non riusciamo neanche a retribuirli in maniera corretta rispetto a quelli che sono gli interventi che loro fanno, è proprio perché c'è stata una politica austera nei confronti della sanità. Noi abbiamo come investimento a livello Italia, non a livello toscano, ma a livello Italia, un dato che è praticamente tra gli ultimi dei paesi europei. Quindi questo che cosa comporta? Che rispetto a questa partita il definanziamento ha contribuito a far sì che non si investisse in sanità e non si investisse a partire dai servizi e dal personale. Io vorrei ricordare a tutti noi che la NAO, quindi non la CGIL, ma è l'associazione che rappresenta i medici, e chi è medico lo sa più di me, nel 2017 aveva denunciato la carenza di specialisti per quanto riguarda tutta l'Italia, che aveva numeri a tre cifre, importantissimi, ma su specialisti che di non poco conto, che vanno dalla rianimazione, che vanno all'ortopedia, che vanno alla ginecologia, che vanno a tutte quelle specialistiche che sono presenti trasversalmente in tutti i presidi ospedaliari dell'Italia. Rispetto a quella che è la situazione poi calata dalla pandemia, questa cosa è normale, che è andata ad aggravare come se un malato terminale avesse un'ulteriore malattia e quindi ha collassato maggiormente il sistema sanitario pubblico. Il problema che noi abbiamo oggi, oltre a quello che voi avete detto, quindi il problema dei piccoli ospedali come quello di Volterra, come altri ospedali,
l'isola d'Elba è stata citata rispetto a questa cosa qui, ma potrei dire anche altri ospedali per quanto riguarda la sud-est, quindi la parte montana, per quanto riguarda anche la parte più alta della Lunigiana. Quindi rispetto a questo è normale che questi devono trovare delle risposte, ma in un contesto di carattere complessivo, dove c'è un investimento importante rispetto a questa partita, perché con la pandemia quelle realtà in qualche modo sono state quelle realtà che hanno dato, e qualcuno l'ha detto, risposta. Perché per esempio Volterra, dati azienda sanitaria, poi giustamente si dice i dati, no, però prendiamo quello che ci dicono. Dati azienda sanitaria, Volterra per quanto riguarda il 2021 cresce del 36% per quanto riguarda gli interventi chirurgici. Quindi vuol dire, a conferma, no, di ciò che è stato detto anche da chi mi ha preceduto, che comunque in qualche modo sono state valvole di sfogo rispetto a quella che era la necessità di avere degli ospedali che rispondevano alle esigenze del Covid, con personale insufficiente, che però provava a rispondere a quella che era una situazione mai vista a memoria d'uomo. E ospedali invece dove si provava a contenere, quindi free Covid, dove in qualche modo però si provava a garantire quelle che erano le prestazioni ai cittadini. Perché anche lì, come per quanto riguarda il discorso della carenza del personale, avevamo una situazione di liste di attesa tra ambulatoriali e chirurgiche che era aberrante. Quindi qual è la situazione dove ci troviamo oggi e che dobbiamo stare molto attenti? Guardate, sì, è vero il problema dei piccoli ospedali, bisogna far sì che vengano garantite, lo condivido, devono essere garantiti LEA, perché in alcune situazioni, in alcune realtà, purtroppo, anche questi sono sull'orlo del rasoio, quindi i LEA sono i livelli assistenziali minimi che devono essere dati, garantiti. Però rispetto a questa partita qui, l'attacco più grosso è alla sanità pubblica. L'attacco più grosso che si sta vivendo è proprio nei confronti della sanità pubblica. E ne è esempio tutto il fatto dei medici che stanno andando via a flotte proprio da quelle realtà che in parte venivano anche menzionate qui. Careggi, medici del pronto soccorso, hanno preso e sono andati via. Ma Careggi non è, voglio dire, no, un ospedalino dove penso che i livelli dei ritmi e dei carichi di lavoro siano, voglio dire, paragonabili ad altri. Sono andati via, ma perché c'era una situazione che non poteva essere sostenuta. Quindi si sta mettendo i lavoratori pubblici nelle condizioni di dover andare a fare altri tipi di scelte per non rimanere lì dentro. Quindi che cosa dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere, uno, che ci sia risposta e parità di accesso alle cure a tutti i cittadini. È questa la parola fondamentale, cioè quella che chiede la nostra organizzazione, anche negli incontri, parità di accesso alle cure e diritto alle cure di tutti i cittadini. Perché non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B, come anche la situazione che stiamo vivendo non può permettere ai cittadini di mettersi le mani in tasca. Perché siccome abbiamo una situazione socio-economica dove il potere d'acquisto delle famiglie si sta riducendo, rispetto a questa partita non è possibile non garantire dei livelli minimi di assistenza. Non è possibile dover far sì che il cittadino debba fare chilometri e chilometri con la propria auto, e se non ha l'auto, e se non ha i soldi per mettere la benzina, e se deve scegliere se mettere la benzina o fare per andare da qualche altra parte, magari al lavoro, oppure andare a fare la visita. Quindi bisogna cercare di avvicinare, e quindi una sanità di prossimità. Che in qualche modo il famoso decreto Balduzzi, ma anche la riforma della legge regionale, aveva previsto, no? Perché le case di comunità, le case della salute, scusate, le case della salute dovevano essere la risposta della vicinanza della sanità al cittadino. Rispetto a questa cosa qui, in alcune realtà abbiamo visto non partire la sanità territoriale, ma ridurre i posti letto, con tutta una serie di aggravi per quanto riguarda poi appunto la prestazione nei confronti della cittadinanza. Abbiamo di fronte una grande opportunità, quello che dicevate voi, che però io devo essere sincera,
non penso che possa essere la risposta per quello che chiedete, perché il PNRR, guardate, è solo investimenti in conto capitale. Cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanzia solamente l'edilizia sanitaria oppure quelle che sono le innovazioni tecnologiche. Non dà nemmeno un centesimo per quello che riguarda il discorso del personale. E quindi noi andiamo ad indebitare le future generazioni, perché poi rispetto a questo è normale che quei soldi ce li prestano ma poi li vogliono indietro, non è che cioè, te li lasciano lì. Quindi noi andiamo a praticamente indebitare le future generazioni che magari non potranno accedere a una sanità pubblica, perché se in quelle strutture, cito visto che avete citato i dati, Agenas, azienda nazionale per quanto riguarda il discorso della sanità, dice che occorrono 40.000 professionisti per dare risposta a quello che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora, in una situazione come quella che dicevo prima, dove la NAO ci diceva che abbiamo una carenza di medici, ma non solo, guardate, oggi mancano anche gli infermieri e la situazione dell'RSA è chiara rispetto anche alla partita, no? Quindi la carenza anche degli infermieri e degli OS comincia a diventare importante. Quindi come si pensa di gestire quelle strutture? Dandole in mano al privato? Cioè, noi pensiamo che questa cosa non possa accadere per le motivazioni che dicevo prima, ma bisogna far sì che ci siano degli investimenti e degli investimenti nel personale sanitario pubblico, creando uno delle condizioni di lavoro che siano decorose ed accettabili, perché non si può pensare di dirgli eroi, uscire con le bandiere, dargli il premio rispetto a questa cosa e poi quando si arriva a trattare per quanto riguarda il discorso del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma non solo, delle condizioni di lavoro, perché guardate, la condizione di lavoro all'interno delle strutture ospedaliere non solo pesa quanto un contratto collettivo nazionale, perché lavorare per come si è lavorato in quel momento e come si sta lavorando ora in una ristrettezza di dotazioni organiche sta diventando davvero insopportabile e difficile. Quindi il problema della sanità sì è un problema territoriale, però è un problema che va a un discorso di carattere nazionale. Bisogna alzare il livello se vogliamo davvero risolvere i problemi di tutti i territori, perché se noi pensiamo di affrontare il problema solo in un pezzetto, dividi ed impera, qualcuno diceva, era una politica che però alla fine non portava a niente. Invece bisogna unirci in una battaglia che è una battaglia comune, che dice la Costituzione italiana dice che i cittadini hanno diritto alla presa in carico e a una risposta sanitaria in termini universalistici. Quindi da questo punto di vista dobbiamo chiedere che il Servizio Sanitario Nazionale, che viene finanziato da risorse nazionali e da entrate regionali anche, che trovano le loro fondamenta in che cosa? Nella contribuzione, anche lì, altra piaga di questo paese. Perché non mi ricordo chi l'ha citato, non vorrei dire il nome e poi magari mi dicono che ho sbagliato, quindi preferisco dire solamente la frase. Ma qualche personaggio molto più alto, grande, cosa diceva la frase di me? Maggiore. Maggiore di me, bravo. Ha detto, chi non paga le tasse, chi evade, sottrae cure alle persone, perché il nostro sistema sanitario nazionale è finanziato anche dalla parte di quella che è la contribuzione, dalle tasse, e l'evasione è una di quelle purtroppo malattie che affligge pesantemente il nostro paese. Quindi io dico,
giustamente, sono d'accordo che le aree interne, i cittadini devono avere tutti parità di accesso alle cure in ugual misura, che siano di Volterra, che siano di Cecina, che siano di Livorno, perché guardate, non pensate che gli altri ospedali stiano meglio, il che non vuol dire mal comune mezzo gaudio, non vorrei essere interpretata male, ma gli altri ospedali vivono una carenza e una sofferenza di personale che davvero è critica, tant'è che spesso noi come organizzazione sindacale anche recentemente abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e abbiamo chiesto l'incontro alla prefettura proprio sul discorso di dotazioni organiche, perché rispetto a questa partita qui non possiamo continuare a gestire le esigenze che ci sono con poco personale, perché la sanità è non solo risposta ai cittadini, e qui lo stracondivido, ma è risposta anche a attrazione turistica, guardate, paradossalmente, no, volendo anche fare un'altra cosa un po' più leggera rispetto a tutta la partita. Perché se un cittadino deve scegliere dove andare in vacanza, deve sapere che rispetto a quella roba lì ha tutta una serie di servizi, che sono quelli che sono stati annunciati, compreso anche la possibilità di avere un accesso alle cure. Quindi il fatto di poter far sì che i cittadini si sentano sicuri, abbiano una presa in carico di un determinato modo, e contestualmente anche chi vuole godere della bellezza dei nostri territori venga convinto e cosciente di trovare risposte, è un'altra leva che noi possiamo e dobbiamo utilizzare. Però, torno a ripetere, in un concetto più alto, che non ci chiuda a riccio, perché guardate, questo è quello che vogliono tutti. Perché se noi ci incominciamo a fare le guerre fra un territorio e un altro, io voglio questo, io voglio quello, io voglio quest'altro, ma non andiamo al nocciolo del problema, che è quello che si diceva. Tutti devono avere parità di accesso alle cure. Tutti devono avere risposta. Io non sono un medico, non sono un infermiere, non ho esperienza sulla sanità se non la sto seguendo. E sinceramente ci sono entrata perché ci sono colleghi che mi hanno insegnato e mi stanno portando per mano su questa roba qui. Però rispetto a questa partita, se ci sono delle reti dipendenti che devono essere rispettate, bisogna verificare tutta una serie di cose affinché questa roba tenga. Se questa roba non tiene, è normale che devono essere fatte tutta una serie di azioni. Se io mi invento nuove esigenze legate per esempio all'infermiere di famiglia, all'infermiere di comunità, rispetto a tutte anche le nuove esigenze che vengono fuori sulla programmazione, non posso pensare di cambiare la veste dell'infermiere e prima faceva l'ACOT e poi diventa infermiere di famiglia, perché rispetto a questo con la solita persona faccio le solite cose e non funziona in questo modo qui. Quindi vi ringrazio, però dico, proviamo ad alzare il livello sul fatto di quello che sta succedendo alla sanità complessivamente, perché se non ci sono borse di studio, perché l'apertura all'università va bene, il discorso del numero chiuso ci mancherebbe altro, però guardate, ci sono già 10.000 medici che non sono specializzati. Quindi solamente con l'apertura delle specializzazioni potremmo avere delle risposte. E se noi chiediamo servizi, ed è giusto che li chiediamo in virtù di tutta una serie di cose e di esigenze che sono tangibili, nel senso non è che qualcuno se le inventa, no? Ma uno prende e dice questa è la realtà. Se noi chiediamo risposte, non possiamo non legare la richiesta delle risposte al fatto che ci sia un finanziamento corretto rispetto a questo, un investimento nelle risorse umane rispetto a questa roba. Se no parliamo di fuffa, se no ci prendiamo tutti in giro. Prendiamo in giro noi per primi, ma anche chi ci ascolta rispetto a questa roba. L'altra cosa, giusto per correttezza, prima si parlava degli ospedali piccoli e avete fatto vedere l'ospedale di Cecina e di Piombino insieme ad altri ospedali. Parlo di Cecina e Piombino perché li conosco di più, oltretutto io sono una cecinese che ha lavorato a Salina di Volterra per un bel po' di tempo, quindi vuol dire, conosco entrambe le zone. Rispetto a questa cosa c'è un'imprecisione lì, perché Cecina e Piombino hanno quella roba lì perché è stato fatto un progetto che è il progetto per l'ospedale unico delle Valli Etrusche, con tutti i singhiozzi, mal di pancia e quant'altro, non è ancora partito, è vero, non si sa ancora se andrà in porto,
Però, siccome c'è una normativa di legge, che è il decreto Balduzzi, che definisce gli standard, che è una roba nazionale, per cui o si decide che le leggi nazionali non si applicano, oppure se si applicano le leggi nazionali in qualche modo rispetto a questa roba, il decreto Balduzzi, giustamente, aveva detto che se Cecina e Piombino rimanevano così com'erano, buonanotte al secchio, giusto? Quindi lì è stato fatto un discorso per provare a tenere insieme le due strutture, mantenendo i due presidi ospedalieri divisi, garantendo delle risposte base per quanto riguarda appunto gli ospedali base, che sono appunto, no, il discorso del pronto soccorso, l'ortopedia, non mi metto via a tediarvi, tanto siete tutti all'incirca del mestiere, lo sapete meglio di me. Quindi lì, quel dato lì che avete dato è un po' impreciso per correttezza, nel senso cita e prende singolarmente le due strutture, ma sono due strutture che dovrebbero, parlo al condizionale perché torno a ripetere, si sa mai cosa succede vista la situazione, dovrebbero fare un tipo di percorso. Dopodiché, torno a ripetere, non voglio essere interpretata male col fatto di dire che qui non ci devono essere determinati servizi, i servizi ci devono essere per quelle che, torno a ripetere, devono essere, sono le esigenze della popolazione e il fabbisogno dei cittadini, anche in prospettiva dei flussi turistici, perché guardate, nessuno lo prende in considerazione. Ma per quanto riguarda il discorso dei tetti, faccio una provocazione bruttissima, poi chi ha detto che non si deve prendere in considerazione i flussi turistici dei territori? Per quanto riguarda i numeri, anche questa potrebbe essere una cosa interessante, perché la nostra realtà, no? Quindi Volterra piuttosto che Cecina, Città di Mare, piuttosto che, sono realtà che vanno un po' a fisarmonica, nel senso, è vero che d'inverno hanno pochi abitanti, ma durante dalla Pasqua in poi si popolano di persone. E quindi perché rispetto a questa cosa non cominciare anche lì a ragionare? Quelli, se poi no, ci stanno due giorni, ma poi ne arriva altri, in qualche modo diventa popolazione non stanziale, ma però diventa popolazione presente. Quindi perché non si potrebbe provare a capire e pensare se questi potrebbero essere considerati nel discorso dei grandi numeri, delle leve da poter utilizzare per? È una provocazione. Dopodiché chiudo e dico che bisogna andare avanti, perché se vogliamo davvero provare a dare un futuro ai nostri figli e vogliamo guardarci allo specchio, dobbiamo far sì che questo sistema, che è un sistema sanitario che comunque fino ad oggi ci ha permesso di essere fra i paesi che comunque in qualche modo ha dato risposte, perché venga mantenuto, non vada peggio, perché rispetto a questa partita qui il rischio è che si vada indietro come i gamberi. Grazie a tutti voi, in bocca al lupo a tutti noi invece. E questo era riferito ai servizi che hanno, a parte Piombino che non ha più l'ostetricia, ma poi tutte e due hanno terapie intensive e subintensive. Quindi ecco il perché il riferimento a quei numeri. Non era sbagliato, no, è così. Mettiti a posto mio. No, venga accanto a te, è sempre un piacere. No, è sempre un piacere venire qui e trovare degli amici, Marco, Alberto, Antonella. E anche il ragazzo di Renzo, che ormai è una vita che ci si conosce, e tante battaglie, io sono venuto varie volte a Volterra con grandi manifestazioni che sono state fatte sulla sanità. Ora il clima è un pochino raffreddato, diciamo, e bisogna rimettere, secondo me, in moto qualche iniziativa forte, perché credo che ci sia la necessità di rilanciare. La sindacalista della CGIL ha fatto una precisazione importante. Questi fondi non arrivano per servizi, tant'è che ieri
ascoltavo un primario di Roma su Rai News che diceva: sì, qui si stanno costruendo le case, ma dentro, se non ci si mettono i medici, gli specialisti e gli infermieri, mancano 70.000 infermieri, le case rischiano di rimanere vuote, così come tanti spazi all'interno dei presidi ospedalieri, provinciali, più piccoli e più grandi. Vi faccio un esempio molto concreto. A Massa Marittima l'anno scorso siamo venuti e mancavano pneumologi, mancavano chirurghi. Non c'è la casa della salute, si investono 6 milioni di euro per l'antisismica. Fondamentale, importantissima. Però perché funzioni quell'ospedale ci vogliono i medici, gli infermieri, ci vogliono reparti aperti. Negli ultimi 7 anni, da 116 posti letto, siamo passati a 57 posti letto. Allora, io sono d'accordo che il ragionamento vada fatto in generale. Però dal generale bisogna, e sono stati fatti gli stati generali dalla Regione Toscana, siamo stati ascoltati con Volterra, tutte belli discorsi, tutte belle filosofie, ma dal discorso generale, dal quadro generale, si deve dare risposta ai cittadini di Volterra, ai cittadini di Massa, ai cittadini di Piombino. Quello, e ci si deve prendere la responsabilità politica di fare delle scelte. Qui ci metto questo tipo di servizio, punto. Quindi ritorniamo a fare dei patti territoriali, dove dentro ci si mette naturalmente le comunità locali, ci si mettono le organizzazioni sindacali, ci si mette la regione, ci si mette l'azienda sanitaria. Perché con queste grandi aziende, i direttori generali, non si vedano più. C'hanno queste mega strutture burocratiche e pensano con un tasto di registrare, invece ci sono troppi direttori generali, ci sono troppi amministrativi e c'è poco personale al fronte. Troppa filosofia si fa. Io l'ho vissuta la vicenda dell'intensiva e quando c'era la campagna elettorale per le regionali c'era chi diceva già all'interno di una trasmissione televisiva: l'intensiva, la subintensiva a Volterra non ci andranno mai. E allora su queste cose credo che bisogna avere chiarezza e bisogna richiamare all'attenzione sia la regione e sia le autorità locali, sia i sindaci, che devono tirar fuori la grinta, perché i territori, come si diceva prima, sono nostri, sono un patrimonio nostro. Vi faccio questo esempio, poi voglio chiudere, perché naturalmente a Castiglione della Pescaia mancano medici, mancano pediatri, no? La neuropsichiatria infantile ha fatto un riferimento di tempi di attesa che vanno da 6 mesi a 1 anno per prendere una visita, solo per la presa in carico, e poi con il discorso del precariato. Mancano le guardie mediche, la guardia turistica a Castiglione. Il sindaco ha avuto una grande idea, perché siccome l'azienda ha fatto il bando e non è riuscita, nessuno ha dato risposta, la guardia turistica non si potrà fare. Allora il sindaco si è mosso di buona volontà e ha reperito i medici e gli infermieri. Allora io dico, e mi rivolgo anche a Pietrucci e lo dirò anche a Lulmi, lo dirò alla Spari: dal momento che l'azienda non ha fatto il suo lavoro ma l'ha fatto il sindaco, almeno che la guardia medica e la guardia turistica la paghi l'azienda, perché quei soldi che lì si erano destinati a questo servizio non vedo perché debbano essere levati magari al comune, che ci potrebbe fare servizi sociali, ci potrebbe fare qualsiasi altra cosa che interessa la comunità. Perché questi baracconi che si chiamano aziende sanitarie a diaria vasta sono baracconi che non funzionano, che non danno più risposte ai cittadini, perché abbiamo perso il contatto con i territori. Non si perde soltanto il contatto tra il governo, e tra la politica e i cittadini, ma qui si sta perdendo il barlume, la linea dove si deve andare, e questa bisogna recuperarla, non dal basso, farsi sentire la voce. Quindi bene a fare queste iniziative e bene a riprendere l'iniziativa forte a livello sull'occupazione. Sempre ieri quel medico diceva: a proposito, abbiamo chiesto come organizzazione politica quelle che sono state le assunzioni degli infermieri nelle 3 ASL, ci hanno risposto 2 su 3, no? Il 20-25% delle assunzioni sono ancora precarie. Ecco, intanto si potrebbe sanare prendendo questo personale, stabilizzandolo. Poi si è parlava prima Pietrucci di lobby e di baronie, diciamo, no? In effetti è vero, anche per le specialistiche, per i nostri medici,
ci sono le lobby, le chiamo io perché sono lobby, delle agenzie formative che ti fanno fare corsi farlocchi per prendere delle specializzazioni che non ti servono a niente, e i nostri ragazzi vanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, dove fanno tirocini retribuiti veri per poi essere assunti. Allora dobbiamo cambiare questa mentalità e dobbiamo uscire da queste logiche di potere che non servono cittadini, perché i cittadini hanno bisogno di servizi. Te ha bisogno del pediatra, le mie nipoti a massa hanno bisogno del pediatra, questi servizi ci devono essere, gli anziani hanno bisogno dell'RSA. L'ultima cosa, l'RSA, poi me ne vado. Abbiamo, Marco diceva, mancano gli infermieri, ci hanno dato una risposta che è assurda, no? Si vede proprio che sono lì a fare gli scrivacchini. L'infermiera non serve mica nell'RSA, io lo sapevo. C'è una normativa regionale, però gli infermieri hanno detto se ne può far meno, perché se un vecchio si sente male si chiama il medico. Se è sabato la domenica c'è la guardia medica. Si chiama la guardia medica, mia l'infermiere, no? Allora, io sono d'accordo che le ASP, le RSA, siano a gestione pubblica. Allora, a Massa Marittima, nel comprensorio delle colline metallifere, ci sono diverse residenze sanitarie che erano in sofferenza, per un semplice motivo, che la regione chiedeva per ogni anno l'affitto di 120.000 euro. Allora, anche qui, grazie alla nostra mobilitazione, alla nostra sensibilizzazione, si sono mossi i consiglieri regionali, in particolare Ulmi, che ha trovato fra l'altro un piccolo particolare, che l'Agenzia Regionale della Sanità aveva applicato il canone ricognitorio, portando l'affitto, che era analogo a quello del Falusi, nei locali dove sta, da 120.000 euro l'anno a 180 euro l'anno. Noi abbiamo chiesto questa cosa. Nel frattempo, prima di fare questa cosa, hanno privatizzato altri due nuclei Alzheimer, altri due nuclei dell'RSA, scusate. Quindi questo si va nella direzione opposta. E questo significa che questi signori che governano ci prendano in giro, e noi non abbiamo bisogno di prese in giro. Noi vogliamo la gente chiara, onesta, che ci dica quello che pensa e quello che vuole fare dei nostri territori. E noi ci siamo qui e le difenderemo queste cose. Loro lo devono sapere. E voi non dovete avere paura di essere, come dire, perseguitati. Lo fanno con me, che io sono dipendente dell'INPS, sono stato dipendente ora. Prima ero dipendente, lavoravo. E mi hanno massacrato praticamente, figuriamoci, perché si dice la verità, ma noi avanti e lottiamo per quello che ci spetta come diritto e quello che spetta come diritto ai nostri figlioli, ai nostri nipoti e anche ai nostri anziani. Grazie. Grazie, Riccardo. Grazie, Riccardo. Ora,